Ben arrivati, spero che abbiate dato un'occhiata venendo qua a Euroflora per chi non l'ha ancora vista, poi comunque avrete tantissimo tempo. Io sono Pier Patrizia Lava, modererò questo incontro convegno su professioni del paesaggio per la transizione ecologica, riconoscimento delle competenze per la qualità del progetto. È stato promosso dall'Associazione Architetti del Paesaggio, dall'Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali, dal Politecnico di Genova che ha un corso di laurea con Milano e Torino. Tutto questo vede al centro la Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, quindi ha già 22 anni. Ed è sicuramente ancora più attuale oggi, in un momento in cui la protezione, la gestione, la pianificazione del paesaggio, la tutela dell'ambiente è al centro del dibattito. Tutela dell'ambiente, biodiversità, ecosistemi che sono stati inseriti recentemente nella Costituzione italiana, sia l'articolo 9 che prevede i principi fondanti della nostra carta, sia l'articolo 41 che riguarda la parte economica, cioè programmi e controlli affinché l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata a fini ambientali. E i progetti italiani del PNR prevedono infatti la presenza, adeguandosi a questa riforma costituzionale, prevedono la presenza di architetti del paesaggio, per esempio agronomi, geologi, per la presentazione di progetti specifici. Prima di cominciare a entrare nel dibattito, il saluto a quello che in qualche modo è il padrone di casa, il direttore di Euroflora, Rino Surace. Padrone di casa non mi piace, comunque diciamo, organizzatore. No, un saluto, un benvenuto a Genova Euroflora. I temi sono interessanti perché Euroflora stessa è un po' una interazione di tante cose, e un grande racconto all'interno del quale interagiscono, oltre ai floricoltori che sono i protagonisti di Euroflora, appunto anche tutte le professionalità che stanno intorno al mondo del verde, dagli agronomi ai paesaggisti e a tutte le professionalità appunto che concorrono a fare in modo che il verde diventi sempre più vicino a noi come persone e alle città. Insomma, tra l'altro qui fuori siamo vicino all'area del Ministero della Transizione Ecologica che promuove all'interno di Euroflora la sensibilizzazione nei confronti dei parchi. Quindi i temi che interagiscono in Euroflora sono diversi, c'è un fil rouge, anzi sarebbe meglio dire un fil vert, che accomuna tante professionalità, e Euroflora è essenzialmente l'evento che promuove le eccellenze florovivaistiche del nostro sistema paese, le promuove in Italia, le promuove all'estero, ma appunto è anche una manifestazione che vuole stare vicino alle professioni che concorrono appunto alla realizzazione di progetti e interventi che riguardano le città e tanti altri ambienti. Io non avrei altro da aggiungere per farvi iniziare i lavori. Ancora buon lavoro, grazie di essere venuti. E ancora mi auguro che possiate visitare Euroflora al termine di questo importante convegno. Grazie. Assicurato che forse eviterà la pioggia, perché pare che sia nei suoi poteri evitare. Credo che abbia semplicemente consultato un sito meteo abbastanza aggiornato. Inviterei per i saluti la dottoressa Francesca Mazzino, Anna Sessarego, che così e Giovanni Sanguinetti. Se volete accomodarvi così. Francesca Mazzino è professore ordinario della Scuola Politecnica dell'Università di Genova, corso di laurea magistrale dell'Interateneo che vede insieme Genova, Milano, Torino, in progettazione delle aree verdi e del paesaggio. Ringrazio tutti coloro che sono presenti, un particolare ringraziamento ovviamente va a Euroflora che
accoglie questo importante evento con ospiti internazionali. Sarà mia cura sia all'interno del sistema dell'Ateneo Genovese pubblicizzare al massimo questo evento. Abbiamo già inserito un link proprio specifico e la stessa cosa verrà fatta all'interno della Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio. Quindi ringrazio veramente, perché attraverso questi nuovi media possiamo raggiungere un pubblico ben più vasto di quello che si può trovare in sala. Ovviamente ringrazio i nostri ospiti internazionali di aver accettato questo invito e soprattutto auspico che i loro contributi ci rendano sempre più evidente e chiaro come un paesaggio di qualità oggi è un diritto per tutti i nostri cittadini, per tutte le nostre popolazioni. È un paesaggio democratico in cui tutti devono avere una qualità della vita che assicuri gli aspetti culturali, economici e anche il proprio il benessere individuale. Non vorrei trattenermi oltre. Vi porto il saluto di tutti i miei colleghi dell'università e ringrazio l'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, di cui sono socio, per aver organizzato molto più di me questa iniziativa, e anche l'Ordine degli Agronomi con cui ci troviamo a lavorare molto bene, siamo in sintonia proprio perché anche lì troviamo delle convergenze sui Grazie. Temi del paesaggio. Quindi noi siamo multidisciplinari come architetti del paesaggio, aperti a tutte le discipline, sia quelle delle scienze naturali sia quelle delle scienze umane. E quindi il paesaggio è una realtà talmente complessa e articolata che richiede proprio un parlarsi, un dialogo tra noi. Ovviamente noi come architetti del paesaggio possiamo, avendo una base di conoscenze comuni, fare una sintesi di quanto viene proposto dai nostri colleghi. Vi ringrazio. Grazie alla professoressa Mazzino. Anna Sessarego, presidente dell'Associazione Architetti del Paesaggio Liguria, 600 soci in tutta Italia, siete nati nel 1950, più di mezzo secolo in cui è cambiato tanto la cultura, la percezione del verde, non giardini all'italiana oggi, ma il bosco, il palazzo con il verde di Stefano Boeri. Voi avete un ruolo importante in questo momento. Beh, certo, perché sta cambiando proprio la concezione proprio del paesaggio e l'esigenza del paesaggio in particolare in questo preciso momento storico in cui si parla di transizione ecologica, che transizione ecologica non è soltanto piantare un milione di alberi, ma è piantare quel milione di alberi nel posto giusto, nel momento giusto, con le specie giuste, adeguate alle esigenze del luogo. E questo è molto importante, avere una formazione specifica e saperli piantare in modo organizzato, con capacità di progetto, capacità di accoglienza, capacità di scegliere il posto per creare benessere alla popolazione, perché il paesaggio è quanto è percepito dalla popolazione, quindi deve essere fruito dalla popolazione. Quindi oltre a sapere tutto sulle piante, bisogna sapere anche avere capacità di progettare per la qualità. Bisogna sapere anche che il paesaggio va progettato, è un elemento organizzativo della vita superiore a quella dell'uomo, e per cui la progettazione non può essere solo antropocentrica, non può essere imperniata solo sull'uomo come principe, come l'uomo dell'umanesimo che progetta tutto a sua immagine e somiglianza. Noi ormai in questo momento dobbiamo riportarci in una cultura medievale, cioè dove siamo tutti insieme a collaborare al progetto. Quindi nella architettura del paesaggio ci sono varie competenze, non c'è solo l'architetto, non c'è solo l'agronomo, ma ci sono tante professionalità che devono interagire e devono essere concertate attraverso un approccio multidisciplinare, transdisciplinare, e anche avere una concezione di multiscalarità.
scalarità, nel senso di poter lavorare sia alla grande scala che alla piccola scala, al dettaglio, fino a fare un zoom out, a vedere tutto l'insieme. E questo proprio è la modalità che cui dobbiamo percepire. E poi il paesaggio ha anche un'altra componente dimensionale, il tempo. Cosa che invece in architettura il tempo, cioè noi progettiamo un edificio e l'edificio sta lì, si può restaurare nel tempo, però più o meno non cambia. Il paesaggio invece ha bisogno di una continua manutenzione, una sostituzione di esemplari, cioè non si può lasciare abbandonare, il paesaggio va mantenuto nel tempo e questo è un altro elemento fondamentale per cui è necessaria proprio una formazione specifica per il paesaggio e questi argomenti di cui ci parleranno successivamente i relatori. Io vi ringrazio tantissimo di aver avuto questa occasione di portare finalmente in tutti intorno ad un tavolo varie professionalità, vari incontri tra i presidenti degli ordini e spero che questo sia un primo tassello per un discorso che potremo portare avanti nel tempo, perché è troppo importante per noi riuscire a far sopravvivere il nostro paesaggio e il nostro pianeta di conseguenza, perché è tutta una conseguenza, è sempre una piramide in cui noi dobbiamo per le future generazioni riuscire a produrre un buon paesaggio e mantenerlo. Grazie. Grazie ad Anna Sessarego. È stato citato, è uno degli organizzatori, Giovanni Sanguinetti, presidente dell'Ordine degli Agronomi della Liguria. Paesaggio vuol dire anche natura, quindi certo. L'agronomo è una delle figure fondamentali e imprescindibili. Buongiorno a tutti, chiaramente ringrazio per l'invito e l'opportunità che ci viene data di portare appunto il saluto della categoria che qui oggi rappresento. Seguirò appunto, mi sono scritto alcuni pensieri che magari appunto vorrei condividere e mi aiuto appunto leggendo. Il convegno odierno, promosso anche appunto dal nostro ordine, si pone l'obiettivo di sottolineare l'importanza e la necessità di coinvolgere una molteplicità qualificata di professioni nella pianificazione e progettazione paesaggistica. E considerare di utilizzare le componenti vegetali quale elemento paesaggistico imprescindibile in ogni ambito di intervento richiede sensibilità e conoscenze specifiche che i dottori agronomi e i dottori forestali possiedono e che devono integrarsi con i contributi altrettanto importanti e significativi riguardanti gli aspetti compositivi, estetici ma anche sociali. L'allestimento di Euroflora rappresenta un ineguagliabile esempio di tutto ciò, dove la cooperazione tra le diverse professionalità, a partire da quelle organizzative di progetto, testimonia che l'utilizzo delle componenti verde e vegetali, nelle sue varie forme, non è semplicemente possibile, ma costituisce un elemento del paesaggio di inestimabile valore aggiunto, sia dal punto di vista estetico, sia di quello tecnico, economico, e come è stato qui ad Euroflora, diciamo così, ricordato in più incontri, terapeutico. Basti pensare alle realtà imprenditoriali, commerciali e professionali che il comparto del verde coinvolge e gli ormai riconosciuti risvolti, diciamo, sanitari adesso collegati. Verde, che comunque in generale è un elemento fondante dei diversi tipi di paesaggio, da quello urbano delle nostre città, quello infrastrutturale legato alle arterie di comunicazione lungo le quali noi ci muoviamo giornalmente, sino a quello rurale delle nostre campagne, nelle quali le componenti naturali sono espresse in maniera più diffusa e preponderante. E ovunque, come è stato detto, il paesaggio è il risultato dell'antropizzazione di un luogo che l'uomo ha vissuto o vive oggi, che si trasforma in funzione del suo abbandono o d'utilizzo, in costante mutamento parallelamente alle vicissitudini socio-economiche che caratterizzano le comunità, sia rurali che inurbate. In ogni zona effettivamente del nostro paese, sia montana che collinare, di pianura o costiera che sia, l'ambiente appare profondamente plasmato. Il paesaggio rappresenta quindi un documento storico di vicende ad un tempo fisiche e anche, umane, risultato di un lungo, alterno e imprescindibile processo di stratificazione e trasformazione, dove sono impresse le varie fasi dell'evoluzione della nostra società.
Per comprendere e valutare appieno l'attuale conformazione, genesi ed evoluzione dei luoghi è necessaria sempre un'analisi geografica, un'interpretazione storica sia di quello che delle preesistenze, delle permanenze e delle evoluzioni inerenti al paesaggio. Una lettura che comunque non sia solo dell'operato umano, ma anche di quello proprio delle componenti naturali, rappresentate quindi dalla vegetazione, dall'acqua e dal suolo. Il contributo del sapere, sia diciamo così scientifico che anche quello estetico, non può essere staccato da quella consapevolezza solamente con la quale è possibile affrontare le sfide che sono poste alle varie figure professionali, chiamate a pianificare, creare e progettare, talvolta anche a restaurare il paesaggio. Che chiaramente i paesaggi che devono possedere sia una sostenibilità sia ecologica ma anche culturale e sociale. L'intervento dell'uomo sul territorio quindi deve essere preceduto sempre da uno studio dell'intorno, cioè del paesaggio appunto, studio volto ad individuarne e ad analizzarne caratteri e valori, finalizzato ad affrontare razionalmente e organicamente i problemi del suo processo a breve, medio e ma anche lungo periodo. Tale consapevolezza va nutrita con approfondimenti che hanno radici profonde nella nostra cultura classico-umanistica, che, specie in questo campo, quello del paesaggio, deve trovare uno stretto connubio con una visione prettamente tecnica. Di questi, diciamo così, i dottori agronomi e i dottori forestali che operano nell'ambito paesaggistico sono consci, ed è per questo che la loro professionalità deve essere pienamente riconosciuta e coinvolta sin dalle prime fasi della pianificazione e della progettazione, insieme a tutte le altre categorie professionali, dagli urbanisti, gli architetti, gli ingegneri, ma anche i sociologi, gli storici. L'augurio è quindi che tale coscienza possa essere trasmessa e sempre più ampliata ad ogni livello, a partire da quello politico decisionale, affinché ogni intervento dia risultati positivi e duraturi e possa esso stesso trasformarsi ed adattarsi col tempo alle necessità delle comunità, che vivono spazi e territori sempre più accoglienti, resilienti, che assicurino appieno i servizi ecosistemici che il verde ci può fornire. Quindi direi che auguro a tutti un buon lavoro affinché questa giornata sia di crescita per tutti noi. Insomma. Grazie. Grazie anche a Giovanni Sanguinetti. Massimo Nicolò, vice sindaco di Genova, Genova che per la seconda volta ha messo a disposizione uno scenario decisamente particolare per Euroflora, i parchi di Nervi e i musei genovesi. Ma intanto grazie per questa opportunità e grazie per il tempo che state dedicando allo studio del paesaggio. È chiaro che siamo nel momento giusto, nell'ambiente giusto, per cui è un convegno più che ovviamente azzeccato. Io ho alcune osservazioni da fare. La prima parte dal fatto che ogni volta che vengo a portare i saluti del nostro sindaco, della giunta, dell'amministrazione, è con estremo piacere che vedo sempre presente la componente universitaria. Lo dico perché io anche sono universitario e quindi la cosa mi fa molto piacere, perché in ogni situazione, e quella dei paesaggi è sicuramente una di queste, la componente universitaria, accademica, di ricerca e scientifica gioca un ruolo importante e fondamentale per studiare e per portare avanti tutta una serie di studi e di evoluzioni della materia. I paesaggi di 30 anni fa, la paesaggistica di 30 anni fa probabilmente non era la stessa di quella di adesso e non sarà la stessa di quella che sarà tra 20 anni. E dietro a questo c'è chiaramente tutto uno studio che parte dall'università e coinvolge le associazioni, l'ordine, insomma tutta una serie di categorie. Quindi questo è un pregio, è una cosa di valore. Il secondo dato parte da una notizia di questi giorni, che Genova, per molti inaspettatamente, è stata, diciamo, è al primo posto come città più verde. Il 73% del territorio genovese e metropolitano è coperto da alberi, prati, parchi, ed è tra le 14 città metropolitane classificate al primo posto. E quindi questo vorrà dire qualcosa. È chiaro che da qui
ad avere una città con una paesaggistica di un certo livello, probabilmente ce ne passa, però ci siete qui voi oggi per cercare un pochettino di pianificare quello che potrà essere, con l'aiuto dell'amministrazione, del comune, della regione, quello che potrà essere la Genova di domani, perché il paesaggio, come è stato giustamente detto, è un piacere per la visione, un piacere per la vita, crea un benessere psicologico e probabilmente anche fisico, mentale in chi lo subisce, per cui è sicuramente un qualche cosa che noi come amministrazione, l'università, la medicina stessa deve cercare di sfruttare, e il vostro lavoro è sicuramente ben gradito e prezioso. Quindi grazie e direi buon lavoro a tutti. Grazie a Massimo Nicolò. Il primo degli interventi è con Zoom, è in remoto. Il collegamento è con Caterina Colziu, spero di aver detto e pronunciato bene il suo cognome. Lei è la presidente di IFLA, la Federazione Internazionale degli Architetti del Paesaggio, IFLA Europe. Il suo intervento è sull'approccio degli architetti paesaggisti per la promozione del verde in città. Nelle cartelline avete la traduzione, la professoressa Colziu parlerà in inglese, sullo schermo vedrete comunque la traduzione in italiano. Approfitto di questo minuto o poco più del collegamento per ricordare che tutta la parte del convegno viene trasmessa poi in streaming, quindi sarà possibile rivederla, poi vi diremo. Eccola, Caterina Colziu. Good morning. Unfortunately, I cannot speak in Italian. I will try to speak slowly in English. Thank you for inviting me today. And I would like really to thank and congratulate the organizers for this event, as well as my special thanks to Anna Cesareco, President EAP Liguria, for this invitation. I will try to share my PowerPoint screen, and please tell me if everything will be, I think you should enable me basically to do the sharing if it's possible. Because at the time being, the host disables to share the screen. Just a moment, because we have to switch your slides. Just a moment. Okay, probably now it's going. Yes, I can. Thank okay. you. Okay, thank you. Thanks. And I believe you all, let me try to do this. You can all see my screen. Please say yes. Just a moment. Okay. Now it's going probably. Yes? Yeah. Okay, yeah. Thanks very much. Thank you. Please tell me if I'm going to have any translation, or should I speak slowly for people to understand my English? Anyway, I'm carry on. So my presentation today, it is to show the landscape architect approach to promote green concepts of our cities, and to show, apart from that, the general approach and what in IFLA Europe basically we're doing. So what we're really facing today regarding climate change and COVID
It is all the aspect regarding the city of life and our relationship between green infrastructure, the quality of life and the health of our residents. And it is true, can you see my screen rolling or not? Yeah, sorry. Are you going on with your slides, or we have to do this? Yeah, okay. Yeah. Because it's we are the first one. There's only the one. Yeah, the title, not the. Okay, I will try to presentation. Stop, sorry. Yeah, no problem. I will start it again. Let's wait and see. Yeah. So now you see. Probably it's going. Yeah. Okay. Yeah. I see a bit of your screen now, and probably. So basically, I will start. Yeah, we can see that. You can see okay. It's going on. Perfect. Thank you. Okay then. So I'm just repeating that basically the main aspects today are climate change and COVID. These really brought into our everyday life the issues of green infrastructure, how to treat green infrastructure in our cities, and what to do with this quality of life and our health for our residents. Our cities need more than ever really to be healthy, therefore to be designed in this way in order to incorporate the needs and patterns of a wide diversity of people in order to ensure the well-being for all. Our urban environments really influence the life of millions of people, therefore needs to be more than ever sustainable, healthy and attractive. And over the last 50 years, really European green cities have done improvements regarding the terms of mobility, regarding the terms of green area, of waste management, and so on. So in the 21st century, the profession of landscape architect is facing these challenges, and is facing the challenge to conserve and develop and manage our landscapes in this way in order to ensure climate resilience as an extension of the European Green Deal and of the new European Bauhaus Declaration. And it is true that we should really bear in mind the United Nations Sustainable Development Goals, and really to see how we can design green infrastructure that mitigates the urban heat island effect, but as well to reduce any risk regarding fires, drought, flood, but also to promote exercise, place, playing, mobility, placemaking, and of course, green. Therefore, what really we do, we should really develop green and blue corridors in this way in order to encourage all these physical activities and reduce this ambient air temperature, but on the other way to combating pollution, air pollution, and to improve also our biodiversity. But in order to do that, it's essential really to develop really the concept, the green concept, on our cities, and not to leave this term just to the technical responses to climate adaptation. Therefore, options needs to be more natural safe for our cities. So in order to utilize really nature-based solution that bring and follow how cities are functions and really to follow the circles of nature. What is happening today is that the European Green Capital was launched by the European Commission in order to encourage really cities to be more green and to improve the quality of life of their citizens. And the European Green Capital, in accordance with the European LEAF Award, recognized these remarkable efforts. And we see a lot of cities that they have been awarded. On my slides, I just saw some examples from Stockholm and Copenhagen. And I just pick up the example of Copenhagen in Denmark, since this has been awarded as the greener cities
in our planet. Why? Because basically they were focusing on energy consumption in a variety of ways, including how to use really energy efficient district heating system that connects every household and really provide innovative cooling system for its citizens. So what we're doing today as landscape architect, and what are the challenges, and what is our role as landscape architects, is basically to plan, design, and manage our landscapes and our environment in this way, not only to address the aesthetic principle, but also scientific ones, and to care really about sustainable landscape, quality and healthy landscapes, which address really the issues also of collective memory, of democracy, of territorial justice too. And what as discipline, as landscape architects, really, the challenge that we're facing is how to make this interaction, combination between nature and culture, and how to find ways in order really to adapt and mitigate our landscapes on climate change challenges that we're facing today. So basically, as a creative disciplines, we bring expertise on nature-based solutions and through a technological innovation, of course, and strategic thinking, how to deliver this for nature and people. And what we really aim is to accelerate city afforestation in order to sequester carbon and generate urban biodiversity, and really promoting and protect cities from extreme effect. So the target is really to amplify biodiversity and social prosperity. We are talking about resilient communities, better to adapt on these climate change issues, how to connect city and nature. But I think the clue, as we always used to say, is to understand the city as a landscape. This creates the opportunity to revise our practices, our current practices regarding urban intervention. And as soon as we understand that the city landscape is a complex organism, as is the human body, that really needs to be healthy, but also needs specialists to cure it and help it and take care about it. The same is for landscape. And landscape really should be holistically think as a complex of interactive system of goods and services, and not really solely like landscape only as a setting, or landscape as a cultural expression, also as a natural system, but as a combination and really as a holistic entity. As such, we be able to promote, and it's important to promote landscaping decision-making in order to develop this holistic vision regarding any cultural, any social, political, environmental, economic balance between all these political borders. But the most important is to be inclusive, to have a comprehensive approach in order really to understand the identity and the character of our city. And it's important to understand this holistic planning in order if we want to talk about economic growth and innovation and really to adapt to this diversity and complexity of our cities. The idea and our approach is really that we should promote this integrated nature-culture approach, which really highlight the linkage between any social values and functions of land and natural resources, connections really between production and consumption in way that we can really promote any low carbon and healthy lifestyles in harmony with nature. We develop and new ways on human society, but basically the idea is to draw experience from a local tradition regarding energy, efficient landscape and ecological diversity. This is, I think, the most important also things going back to our roots. And what sometimes people are asking, what is the difference of our disciplines from other disciplines?
and I'm just taking the examples from the architects and landscape architects, it's the way of thinking, because landscape architects do not see things separately. For example, we have buildings, we have landscapes, we have places and so on, but they are thinking really buildings within the landscape. So this is a different approach on seeing things, which really help us, for example, when we're designing, for example, parks and gardens, not to see them just from the aesthetic point of view, but especially nowadays, really to think on the environmental issue and to see how all the system can absorb stormwater, how they can filter air pollution, how they can provide refuge for several organisms in our cities. So what is important to understand that through the design, landscape architects really recognize the importance of the environmental dimension and combine those. But what is really essential, it is our legislation really to show that and promote financial tool, to promote managerial systems that they can really be flexible and adaptable to climate changes. But it's important also to reassert collective interest. And based on that, I'm going to say that it's important really to be multidisciplinary and to work with other disciplines in order really to focus on this co-production of solutions. But of course, we cannot do that without involving the public, and we should mobilize really public debates and raise public awareness regarding this environmental knowledge and landscape really idea as the European Landscape Convention preserve. But the thing is to maintain and manage our landscape with different ethical and material concept as I was presenting to you. So in order to conclude, just to say that the European Federation, the European region of the International Federation of Landscape Architects is collaborating with several organizations in order really to promote these ideas of landscape, to show the value of landscape architects, but to exchange opinion and to contribute for the benefit of all. And some events that you might be interested to follow for this year, it's really for next week, for example, we're going to have a conference in Marseille, the Mediterranean Working Group, where the delegate from AIAP, Uta Georgi, is chairing this working group, is going to host the event on trees in Mediterranean landscape project, which is very important. But in June also, as part of the New European Bauhaus Collective, we're launching on the New European Bauhaus Festival, we're going to have a conference, Reconnecting with Nature, Landscape Architect at the Forefront of the Sustainable and Create Urban Transformation. A European exhibition on landscape architecture project, of course, organized by FLA Europe, on the subject Reconsidering with Nature is going on this year. And at the end, we're going to have projects from all over Europe regarding the subject. And on the end of September, the Agricultural Landscape Working Group is going to let a seminar, Cities versus Countryside, Land Soil Management, Agricultural Infrastructure and Forest. The chair of the working group is Francesca Neonato, is a member of AIAP too. So we're going to have this event. And lastly, because we're a member and a crucial stakeholder of Network Nature by IUCN, we're going to have participate in the physical meeting in Brussels, again, regarding the issue of nature and biodiversity. So I think I gave you just a very broad picture of what we're trying to do and our approaches. Thank you really very much. I'm here for any questions that you might have. And I wish you really a great success to this event and the conference. Thank you very much. Thank you very much. Calimera. Calimera, buongiorno.
Abbiamo sentito un impegno molto complesso che richiede un approccio multidisciplinare, coinvolge tantissime professionalità. Madame Maguion de Jampont, spero di non aver sbagliato, segretario esecutivo della Convenzione Europea del Paesaggio. Proprio la Convenzione Europea del Paesaggio continua a crescere, ad aggiornarsi e a trovare, cercare soluzioni per quelle che sono i problemi dell'ambiente, il cambiamento climatico, la transizione ecologica. Sì. Ah, ok. Ok. Sì, sì. 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 Ah, ok. Grazie. Grazie mille, grazie. Buongiorno. Non parlo italiano, però posso tentare fare questa intervenzione in italiano. È un grande piacere di stare in questa conferenza di Euroflora e voglio ringraziare il direttore di Euroflora di questa ospitalità della conferenza, però soprattutto la professora Francesca Masino, professora alla Scuola Politecnica della Università di Genova, che continua una tradizione tan grande, forte in Genova di prendere soin di tutela del paesaggio. E questa mattina mi diceva che suo padre era un architetto del Ministero di Cultura che teneva questa visione del paesaggio. E è tanto importante che Genova, con la tradizione della professora Annalisa Calcagno Maniglio e tutti i professori di questa fantastica università, tiene questa visione e questa dimensione grande del paesaggio per l'Italia e a livello internazionale. Perché è una visione molto olistica, molto con tutta la dimensione del paesaggio. E è vero che si pensa sempre al verde, però il paesaggio è multicolore, si può dire. Ha il verde e tutta l'altra dimensione, con la dimensione, le flore sono non solo verde, sono rosa, blu, eccetera, giallo, amarillo, e tutta questa visione è tanto importante per il tema del paesaggio con la dimensione culturale del luogo. E in questo territorio di storia si capisce totalmente questa visione ampia. E questa mattina pensavo, quando si vede nella televisione il dramma che occorre in Europa, in Ucraina e la crisi, come parlare di fiori e di paesaggio. E in mio hotel ho visto questo di Claude Monet con il tema della conferenza e pensai una frase di Dostoevsky che diceva la bellezza va sauver le monde. Sauver, ça va. E pensavo come sarebbe possibile di continuare con questa visione e di tentare fare pace con questo tema importante del paesaggio, con tutta buongiorno che onore che io parlava di sua importanza nel tema del paesaggio per non solo Genova, però tutta Italia e a livello internazionale di lo che ha lavorato la professora Annalisa Maniglio Calcagno con tutta Francesca Masino e tutta la collaboratrice della università. E questa parola che diceva di Dostoevsky, la beauté sauvera le monde, si può pensare che è una tentativa, una opzione che ha il problema del male e del bene che si può bilanciare.
Y cuando fuimos en la periodo de COVID, durante un poco una resistencia, pero en el website del convenio no hemos puesto este diseño del COVID, hemos puesto flores, flores para intentar de que este problema escapa de nuestra mente. Y voy a presentar lo que me ha dicho el tema del convenio del paisaje y lo que se fa. Pero en una conferencia de Fiore quería presentar, me ha pensato una frase di un poeta francese, Pierre de Ronsard, del 1550, che decía a una italiana, Cassandra Salviati, en francese, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose n'a point perdu sa robe ou votre pareil. E può leggere una traduzione in italiano. Pensava che era una buona entrata per parlare di questo tema, che la flor fu sempre una grande ispirazione per la persona umana e per la letteratura e il modo di pensare. Y quería decir que esta conferencia que es sobre este tema importante dice que la profesión, cada profesión tiene una grande responsabilidad para la calidad del paisaje. Y el tema de la calidad, que es el centro de esta conferencia, está en el convenio del paisaje. Due volte, puede ver. Una dice la calidad y también la diversidad, porque si el mundo es todo homogéneo, es muy ennuyeux, ¿cómo se dice? No es interesante. Lo que es interesante es la diversidad y calidad de la vida. E la qualità di vita della persona, però anche della specie animale e vegetale, perché il essere umano non è solo nel mondo. E hay alcune professioni che sono realmente molto importanti per il tema del paesaggio. E tanto fare una piccola lista, che sono questa piccola lista parla di de pianificatori del territorio, urbanisti, ingegneri, architetto del paesaggio, architetto, agronomo, agricoltore, forestale, orticoltore, geografia, storici, geologici, climatici, eccetera. Non posso leggere tutto, però cada professione tiene un grande impatto e importanza, mismo se non lo sa, questo è il problema, che cada uno non sa che è il ruolo. E sarebbe bene al futuro che la persona che lavora per il paesaggio principale potesse dare corso a altra disciplina, che è un corso che dovrebbe entrare in disciplina, per esempio, di ingegnere di infrastruttura, de urbanismo, de agricultura, otro para estar più con conoscenza de este tema. Fa alcuni anni mi ha fatto un rapporto sobre paesaggio e ingegnere civile. E nel passato había corso de tema come paesaggio, però ora è poco in Europa. E fu una investigazione per vedere che sono il curriculum di questa formazione. Hay realmente poco, perché ora si fa progetto sobre computer, però non con il logo. E questo è un grande problema,
Porque si se fa diseño de estradas solo sobre ordenador sin conciencia fina del logo, todo está estandarizado. Y un grande problema de esta visión un poco de smart cities, pero no con el alma del territorio, no sé cómo decir, anima del territorio. Y para empujar la dinámica de este tema de profesión de arquitecto de paisaje, el Consejo de Europa ha hecho una conferencia, ha hecho una declaración que dice que fue adoptado para todos los estados y parte a la Convención del Paisaje para reconocer formalmente la profesión de arquitecto del paisaje a nivel nacional e internacional, tener un approccio multidisciplinare al paesaggio attraverso la cooperazione di tutte le professioni interessate in tutta la fase del processo di pianificazione e aumentare la diversità delle discipline a formazione dei professionisti del paesaggio, incluendo scienza, gestione e pianificazione. E posso dire che el Consiglio de Europa lavora para un premio del paisaje y que el último, penúltimo que fue premiado era un proyecto en Suiza, pero el oficio que ha elaborado se llama superposición, porque hay profesionalistas en este grupo de trabajo, de arquitecto, ingeniero, paisajista, una visión de multidisciplinar. Esto era veramente importante y el suceso del proyecto viene de esto. Pero puedo decir que esto no es nuevo. Yo tanté una vuelta de ver la origen de la Tour Eiffel en París y fue ingeniero que ha hecho, pero al último momento la persona que ha hecho la curva de la Tour Eiffel era un artista y esto ha dado la visión bella de la arquitectura y la integración en el territorio. Es una visión no simple, una alquimia del territorio, se puede pensar. ¿Y cómo arribaré a esta decisión? Y más recientemente, IFLA Europe ha hecho un estudio porque es realmente la profesión importantísima en espacio urbano, porque hay más demografía y cómo hacer parques, grandes parques para ciudadanos, para respirar, para inspirar, etc. Y este estudio fue coordinado por Michael Oldham de IFLA Europe y se llama Paisaje Urbani y Cambiamiento Climático, el contributo del arquitecto del paisaje al miglioramiento de la calidad de la vida. Y intenta mostrar y proponer opciones para el futuro para mostrar que la profesión tiene un rol importante en esta área. Y el Consejo de Europa ha intentado este último año de adelantar el tema de educación y formación. Y voy a mostrar estas dos acciones de, primero, educación y después, formación. Primo, educación, porque el convenio tiene un artículo sobre este tema, artículo 6bc, y este artículo dice que, que cada parte a la conferencia que ha firmado debe promover la instrucción escolástica y universitaria de la disciplina pertinente sui valori del paesaggio e le questioni relative alla sua protezione, gestione e pianificazione. E per adiantar questo lavoro, questo pensamento, fu una raccomandazione del Comitè del Ministro del Consiglio d'Europa che ha dettagliato questo. E non voglio leggere tutto, però voi tenete il dettaglio nel documento y aquí,
che dice che realmente è tanto importante di lavorare. E per seguire, perché una convenzione non è bastante, una convenzione è, non so, 6 pagine, hai che continuare, hai che ir più e più in dettaglio per che si applica sul territorio. E fu così 2 proposte di raccomandazione al Comitè del Ministro del Consiglio d'Europa che fu adottata, una che si chiama sulla promozione della consapevolezza del paesaggio attraverso l'educazione. E quiero ringraziare Annalisa Maniglio Calcagno perché ha lavorato tanto per questo documento e ha fatto un rapporto che sta in un libro e che ha passato a dare questa dinamica per lavorare con l'educazione. E un secondo documento fu adottato nel 2015 sul materiale didattico per l'educazione primaria. Perché? Perché se non si empieza a convincere o piccolo, è troppo tardi. Hai che gagné du temps. E questo documento non è la soluzione, però è una tentativa. È destinato non al giovani, però al professore che può, che necessita materiale per spiegare al giovani come fare e non dà soluzione miracolosa, non dà ricette. È una sola una invitazione a pensare e a essere responsabile del suo intorno. E il giovane può comunicare con suo padre, con sua nonna, non so come si, con sua no. E conoscere la storia del territorio e che sono le opzioni per il futuro. Questa è l'idea di questo documento, di invitare a pensare lo che è lo più importante. E fu un libretto preparato con un gruppo di lavoro e adottato per il Comitato del Consiglio d'Europa. E dopo questo libretto fu con diverse traduzioni e una è in italiano, che può caricare di una maniera libera sul website e professore di scuola può utilizzare come vuole. E anche fu un documento più politico, come questa del 2017, che dice che per fine il paesaggio è buon governo del territorio, che in Italia si conosce la fresca di Siena del buon governo. E il mondo politico deve essere interessato a questo tema perché è solo una questione di buona gestione del territorio e hai che pensare a questo nella elezione del territorio, di cargo politico, che sono la proposta del territorio quando si fa elezione. Questo fu il libretto che voi potete caricare sul sito, hai il link. Ora la formazione. Per la formazione, questa formazione è per professionalisti di diverse parti, è importante. E il convegno dice che prevede che ogni parte, parte e stati si impegna a promuovere la formazione di specialisti nella conoscenza e nell'intervento sul paesaggio, programmi di formazione multidisciplinare in materia di politica, produzione e gestione e pianificazione del paesaggio per i professionisti del settore privato. E questo è importante perché molte volte privato fa progetto immobiliare senza attenzione al paesaggio. E questo è un grande problema. Il pubblico
e per le associazioni interessate. Il problema è di tenere questa visione ampia del territorio. E nel 2008 il Comitè dei Ministri ha anche dato alcuna precisione su questo tema. E tiene il testo qui, non voglio leggere tutto, è un po' lungo, però dice che formazione è abbastanza fondamentale, non so come dire. E anche la ultima raccomandazione del 2017 fa la link di formazione con buon governo e cittadinanza democratica, perché come ha detto la professora Francesca Masino, il paesaggio è per tutti è un processo democratico abbastanza importante. E una ultima raccomandazione adottata nel 2021 sobre paesaggio e urbanismo parla di questo, come fare un urbanismo attento con il paesaggio e che l'urbanismo sia basato sobre il paesaggio, una nuova visione dell'urbanismo. E hay urbanista realmente interessato por esta visión. Hay que fare este link. Y solo para dar la referencia de este tres libro que hay el reporte de profesora Annalisa Maniglio Calcagno en el segundo, y un cuatro libro va estar publicado pronto y siempre es la idea de, como ha dicho el vice síndico de Genova, Mr. Massimo Nicolo, importante que la universidad, estudiante, profesor y el mundo académico tiene una base de trabajo y fare rapporto de tema con una visión un poco internacional, que cada experto tenta di dare una visione non solo di un paese, però, esempio, è una tentativa per adiantare nel pensamento di tutto questo tema di paesaggio che è un mondo tan ampio. Però poco a poco si può lavorando su tema di pedagogia, di ordinazione del territorio, di infrastruttura, di allee d'arbre, avenida di arbre, di eolica, di responsabilità, di tanti temi di economia, come l'economia è legata con il paesaggio e buona economia e buon paesaggio, eccetera. Tutto questo adianta poco a poco. E per finire, il convegno parla di questo grande problema di trasformazione tan rapida del territorio, di tutto di tutta parte, voi potete leggere, di agricoltura, forestale, industria, eccetera, eccetera. E come fare una tentativa di risposta a questo tema? E per aiutare, il convegno ha tentato fare questa piccola flore per mostrare il link che esiste tra cada tema e ponere sopra il website del Consiglio d'Europa un accesso pubblico alla politica di cada paese che è invitato a livello ministeriale di completare un questionario come applica il convegno del paesaggio e alcuni paesi ha contestato a livello regionale perché si può rispondere a livello nazionale e anche a livello regionale. E seconda azione è un premio del paesaggio del Consiglio d'Europa che tenta selezionare cada due anni un progetto di cada stato solo uno cada due anni
poter pensare che sono un progetto più interessante, e ora hai 100 progetti selezionati che sono come referenza importante. Potete vedere qui, hai piccola presentazione online, exhibition, poster, documenti, eccetera, che potete accedere. E fu la ultima selezione con un progetto di tutto il paese, tan bello che non posso dire qual è più bello, però formidabile. E al Dia del Paesaggio del Consiglio d'Europa, cada 20 di ottobre, e un tema cada volta che cada uno può organizzare come quiere, totalmente libero, solo per pensare al tema del paesaggio. E per la conclusione finale, penso che si deve perseguire in futuro questo esercizio particolarmente entusiasmante, perché in un mondo che sta sempre con grande disperazione, si parla di cose terribili. Paesaggio è un tema positivo che può dare una cosa più meglio per il futuro, e o giovani necessita anche una dinamica positiva, non solo ansiogena, non so come, e bien di non solo manifestare, però fare cosa concreta. E per esempio in Estonia fu un progetto selezionato per Estonia sopra il premio del paesaggio, e tutto il paese sta in una dinamica positiva di limpiare il paese, però ora che tutto sta limpio per restaurare, per riabilitare, è una maniera di vedere e di agire che è importante. E io do la referenza della raccomandazione basica che fu adottata sopra la ultima di responsabilità, che è una invitazione alla autorità locale e regionale di fare piccola carta di paesaggio a qualche livello, per orientare la politica sopra la direzione dell'agenda 2030 della Nazione Unita, e che il paesaggio volve una dimensione importante agenda 2030, perché per il momento falta. E per poner urbanismo e paesaggio, altra agricoltura e paesaggio, e altra integrazione della dimensione del paesaggio nella politica sectorale o non sectorale, perché urbanismo è non sectorale, però. E questo è il messaggio per il futuro. Grazie. Grazie a Madame Guillaume de Champon. Intanto ci ha raggiunto Annalisa Maniglia Calcagno, che ci rimarrà con noi fino alla fine. Rimane con noi fino alla fine, perché poi ho bisogno del suo aiuto al termine del convegno. Renato Ferretti, Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Progettazione del Territorio del Verde del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Agronomi e dei Forestali. Lei è un agronomo, l'ha accennato nel suo intervento, Madame de Champon, l'economia, perché c'è anche l'economia dentro il paesaggio, la capacità di far convivere la produzione con il rispetto dell'ambiente, è uno dei temi all'interno della Convenzione europea. Sì. Grazie, buongiorno. Se non è un problema per
telecamera, io preferisco stare in piedi a parlare. Se parte la presentazione, per cortesia, che naturalmente poi lascerò, quindi cercherò di andare anche più veloce, vediamo se imparo subito qual è quello che fa andare avanti. Ecco, è il buon governo di Ambrogio Lorenzetti, come tutti avete conosciuto, che ha citato la segretaria del Consiglio d'Europa, della Convenzione del Paesaggio. Parto da qui e da un'altra considerazione che mi ha colpito del suo intervento, oltre alle altre cose, perché a un certo punto ha detto che bisogna progettare conoscendo il territorio, andando fuori. E io mi ricordo una ventina di anni fa la presentazione di uno dei primi programmi CAD di progettazione del verde, specifici per la progettazione del verde, la professoressa Mariella Zoppi, che disse che bisogna, che serve tutto, però ci vogliono tre cose: i piedi, la testa e il cuore per progettare bene. I piedi per conoscere il luogo. Sì, però conoscere il luogo, la testa per ragionare e il cuore per avere la passione a quello che si fa. E questo io credo che sia l'aspetto fondamentale. Andrò velocissimo perché cerco di stare nel quarto d'ora di tempo che mi è stato assegnato. Parto dalla considerazione ampia del paesaggio, perché noi veniamo da un periodo, io ho lavorato per 20 anni alla pianificazione territoriale di una provincia, e sembrava che quello che era verde dove era il paesaggio, tutto il resto no. Io abbiamo cercato di ragionare come se il paesaggio, e dobbiamo cercare di ragionare che il paesaggio è tutto quello che ci circonda, nella città, nelle aree produttive, nelle zone artigianali, industriali e poi anche nei boschi, in campagna, certo, ma tutto deve essere bello. Tutto è bello e tutto è brutto, e quindi il paesaggio non è solo verde, e questo è quello che è nella Convenzione Europea del Paesaggio, è inutile che ci perda tempo. Il ragionamento che ho cercato di fare, appunto, di legare il paesaggio all'economia, perché noi abbiamo una serie di paesaggi che sono il risultato di azioni di rendita, la realizzazione di aree produttive, industriali, artigianali, lungo i principali assi viari. È un'operazione di rendita, non è un'operazione di reddito. Le attività agricole fatte in virtù di meccanismi di mercato che hanno caratterizzato la politica agricola comune negli ultimi 20 anni del secolo scorso sono meccanismi di rendita che non hanno prodotto paesaggi belli. Io vengo da la provincia di Pistoia, c'è cioè un'area umida, limitrofa al Padule di Fucecchio, praticamente non c'è più l'agricoltura, ci sono stati 20 anni, 30 anni di monocoltura di mais, non esiste più il paesaggio agrario. È un paesaggio determinato dalla rendita di posizione, perché conveniva fare quello. Mentre abbiamo paesaggi, per fortuna, nella nostra Toscana, che sono il risultato di un'attività orientata al reddito. E questo io parlo per l'agricoltura da agronomo, consentitelo, ma varrebbe anche per l'industria. Si potrebbero fare moltissimi esempi. La collina arborata della Toscana, che è senz'altro una delle cose che è, come dire, un'icona del bel paesaggio nell'allegoria del buon governo, ma anche in tantissime altre realtà lo si vede, è il risultato di un lavoro cominciato. Oggi il cambiamento climatico è all'ordine del giorno, ma quando Landeschi, il parroco di una frazione di San Miniato, arrivò dopo un periodo di eventi calamitosi drammatici che avevano deturpato il territorio, cominciò a sistemare il territorio facendo i ciglionamenti e i terrazzamenti. Perché? Perché solo in quel modo si poteva recuperare a coltura quel territorio, e con un'azione di reddito che si è prolungata nel tempo, quindi trasformandosi via via, adeguandosi. E oggi qual è il problema? Che questo tipo di paesaggi costano tanto lavoro, non costano soldi, tanto lavoro, e se non c'è una riconoscibilità del lavoro che ci vuole, diventa difficile mantenerli. Allora oggi dobbiamo combattere col cambiamento climatico, non c'è verso, lo viviamo tutti i giorni, veniamo da 100 giorni praticamente di siccità, tutto il periodo invernale, che non è
che non è meglio della grande pioggia, bisognerebbe evitarli tutti e due. E per fare questo bisogna riuscire a progettare il paesaggio, e poi farò un rapidissimo excursus al particolare, con quello che è stato già detto più di una volta stamattina. Bisogna conoscere il territorio, tutti gli aspetti del territorio, dalla geopedologia, al clima, ma gli aspetti sociali, perché sono gli elementi che ci danno le indicazioni per progettare anche il giardino di casa, che ci danno gli elementi per progettare e sistemare la nuova agricoltura del futuro, un'agricoltura che sia sostenibile. E da questo punto di vista è evidente che dal mio osservatorio è fondamentale un'accentuazione dell'attenzione alla progettazione agronomica e forestale, perché evidentemente troppo spesso, non solo nelle aree urbane, si vedono dei fallimenti agli interventi che si fanno perché non si è tenuto in considerazione le condizioni del terreno, non si è tenuto in considerazione quelli che potevano essere eventi dominanti, le condizioni climatiche e via dicendo. E queste sono tutte cose che bisogna che nella progettazione del paesaggio, e quindi nelle professioni del paesaggio, ci siano. L'altro aspetto che evidentemente a me interessa in modo particolare è la componente vegetale. Soprattutto quando si va a lavorare in città, perché quando si va a lavorare in città, nelle aree urbanizzate, le piante arrivano in un posto che non è che proprio se dovessero scegliere loro ci andrebbero probabilmente, preferirebbero stare da qualche altra parte. Ora è vero che c'è tutta una serie di problematiche, ora sembra che quando uno ha ammesso che ha utilizzato piante autoctone ha risolto tutti i problemi. Io credo che bisogna avere un po' di calma, di attenzione, perché è chiaro che ci sono una serie di specie che sono invasive e che bisogna contrastare, ma se dovessimo pensare alle specie specificatamente autoctone, probabilmente dovremmo far fare metà, forse più, del nostro paesaggio, e non importa che faccia nomi. Allora, da questo punto di vista, quello che è importante è trovare le specie che siano adatte ai diversi territori, al clima, alle diverse realtà, che siano adatte a quel paesaggio, ma poi non ci fossilizziamo su una autoctonia che ha senso soltanto da un certo punto di vista. Evitiamo le specie invasive. E poi il problema qual è? Bisogna riuscire a produrre le piante in maniera puntuale per la destinazione andranno a finire, perché altrimenti noi ci ritroviamo con piante che non sono adatte a svolgere le funzioni per le quali che noi gli richiediamo. I cicli di produzione, è inutile che ci perda tempo, se no ci stiamo dei giorni, sono tantissimi. Oggi si fa molta attenzione solo al momento in cui si va a comprare la pianta, c'è, non c'è, se è con le caratteristiche che si vogliono, soprattutto si guarda la parte epigea, non si guarda quasi mai la parte ipogea, mentre sappiamo benissimo che se non si fanno le cose per bene, e fare le cose per bene anche qui vuol dire lavorare e metterci molto lavoro, perché le piante, per essere adatte per i progetti di verde, soprattutto di verde urbano, hanno bisogno di essere trapiantate spesso, hanno bisogno di subire diversi trapianti, perché se noi arriviamo con un apparato radicale che è come quello nella parte destra dell'immagine, con sole radici grosse, difficilmente attecchiranno. E questo è il primo problema del fallimento di molti impianti a verde. Questa è una responsabilità del progettista? Sì, può essere anche del progettista, ma è anche del vivaista che ha venduto un materiale che non era idoneo per quel tipo di attività, e quindi vedete che la filiera si allunga di parecchio. Siamo tutti d'accordo, cerco di andare rapidamente alla parte finale, sugli obiettivi. Non c'è ombra di dubbio, tutti lo dicono, dal primo all'ultimo politico, dal primo all'ultimo tecnico di qualsiasi categoria. Però non basta piantare gli alberi, bisogna anche... io ho una fissa sulla terminologia tecnica, che, insomma, utilizzare la terminologia adatta, però è una fissa mia, sono un po' autistico, non ci facciamo troppo caso. Ma certamente quell'albero che vedete, che è di un bellissimo parco dal punto di vista dell'idea del parco, probabilmente chi l'ha messo a dimora
o non ha considerato quali erano le caratteristiche del terreno perché sta andando indietro invece che andare avanti, oppure non si è preoccupato di scegliere la pianta più adatta, la specie più adatta per quella, per quel tipo di impianto. Noi in Italia abbiamo tanto materiale, oltre a quello che ci viene dall'Unione Europea, perché abbiamo la strategia nazionale del verde, poi c'è la strategia nazionale delle foreste, c'è il paesaggio, la biodiversità, sa tutte le strategie del mondo. Poi dopo bisogna calarle sul terreno, sulla realtà, perché solo avere le strategie non basta. E quindi poi abbiamo criteri ambientali minimi per qualsiasi cosa. Poi bisogna utilizzarli e bisogna che siano utilizzabili. Cioè abbiamo ora un elemento importante, faccio una parentesi e la chiudo subito perché sennò ci vorrebbe un'altra relazione, le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i 330 milioni per la forestazione urbana, che non so se sarà possibile utilizzare perché probabilmente facendo solo i calcoli al... non andando sul territorio, forse non si ha la esatta consapevolezza della disponibilità di terreni pubblici che c'è nelle città metropolitane. Perché vi faccio solo questo esempio: la provincia di Pistoia ha 96.000 ettari di territorio, 60.000 sono di boschi, 10.000 di foreste demaniali. Forse nel mezzo ai terreni della montagna, del demanio, si trovano un po' di superfici libere da rimboschire, ma serve andare a piantare altri 150, 200, 300, 1000 ettari di boschi dove ce ne sono già 50.000? Secondo me no, servirebbe piantarne 100 laddove non ci sono, desigillando qualche zona. E questo è l'altro aspetto a cui arrivo, cercando ad arrivare presto alla fine. Bisogna riuscire a legare la pianificazione del verde alla pianificazione territoriale, alla pianificazione urbanistica, perché se rimane una cosa separata, disgiunta, noi non otterremo mai il risultato che ci prefiggiamo, cioè di aumentare il verde. Allora serve una visione di area vasta e serve una visione più locale, con una strategia nelle città per creare singole aree verdi, piccole, grandi, pubbliche e private, perché non dobbiamo fossilizzarci solo su quello che è pubblico, anche quello che è privato svolge funzioni ecosistemiche, ma devono essere collegate, perché se no la rete ecologica urbana non funziona. E questo è l'altro aspetto che dobbiamo cercare di mettere insieme, e per questo deve essere legata alla pianificazione urbanistica, alla pianificazione territoriale, perché se nel momento in cui si progetta un'infrastruttura o si progetta un nuovo insediamento, sia residenziale, sia industriale, sia artigianale, commerciale o di qualsiasi altra natura, non lo si inserisce nel contesto dal punto di vista della rete ecologica urbana, dopo, quando si è fatto, è inutile andarne a parlare. E questo è l'altro elemento che secondo me è centrale. Arriviamo al progetto, ultimi due minuti, li utilizzo per dire che evidentemente occorre conoscere bene il sito su cui si va a intervenire, l'ho detto prima, dal punto di vista geopedologico, dal punto di vista agronomico, bisogna fare l'analisi del terreno, una cosa che io quando progetto, la prima cosa che dico, facciamo campione del terreno, andiamo a fare un'analisi del terreno. Un'analisi del terreno? Perché un'analisi del terreno? Dove si va a fare un'analisi del terreno? Basta andare in un laboratorio, si fa, non è un problema. L'altro è quello del progetto agroecologico, perché se vogliamo anche nel campo del verde, del paesaggio, essere sostenibili, non possiamo fare a meno di avere riferimenti agroecologici puntuali. E questo è un altro elemento che deve, secondo me, entrare. Ci sono tanti bei progetti, tante belle cose, bisogna avere attenzione a quanta acqua poi si deve consumare per farli vivere, a quanta energia si deve mettere dopo per poter mettere l'acqua nelle condizioni di svolgere la funzione che serve alle piante, cioè quella della loro vita. E questi sono altri aspetti che vanno considerati, come tutte le funzioni ecosistemiche che il verde, che vogliamo che il verde svolga e che ci deve svolgere per rispondere alle nostre esigenze. Come la conoscenza delle caratteristiche delle piante, che deve essere ben specificata, è importante, importantissimo, la cosa buona che c'è stata nel decreto clima del 2020 e del 2021 e che c'è anche nel PNRR è
il fatto di aver reso obbligatorio il programma delle cure colturali per 7 anni nel decreto clima, 5 nel PNRR, ma insomma un periodo abbastanza lungo, perché appunto non è un edificio che quando si è finito di costruire si sono completati gli impianti, si apre la porta, si accende la luce, siamo a posto. Le piante, quando si sono messe a dimora, perlomeno per qualche anno bisogna curarle, e poi si potrà dire che l'impianto è riuscito bene, che abbiamo realizzato una bella cosa dopo qualche anno. Bisogna anche in questo caso cercare poi di fare delle cose che siano il più tranquille possibili. È ovvio che poi ci vuole tutta la parte di composizione, ma vada alla fine. Questa è una fotografia che ho fatto l'anno scorso su un lungomare della riviera adriatica. Ecco, perché ci vogliono tutte le conoscenze tecniche, le competenze professionali che sono indicate? Questo è un viale che è stato interamente rifatto con quelle strutture di ferro, pensate all'energia che ci è voluta e alla materia prima per fare quelle strutture di ferro. Mi immagino, penso io perché non lo so, penso perché poi ci doveva essere messo un rampicante che si sarebbe arrampicato e magari con i fiori avrebbe creato degli effetti scenografici. C'è una palma dentro. Allora, no, è stato un, non è sostenibile, secondo me, una struttura di quel genere per un viale alberato lungomare. Assolutamente inconcepibile che poi, anziché metterci una pianta che poteva valorizzare quella spesa, quel costo, quell'investimento, ci si mette una palma. Ecco, io credo che queste sono le cose che devono essere evitate e che per evitarle bisogna tutti insieme riuscire a progettare al meglio. Ovviamente, da componente del Consiglio nazionale non posso che far rilevare le nostre competenze, ma che è necessaria una interdisciplinarietà e una specializzazione, perché non tutti, io quello che c'è scritto nella legge sull'ordinamento professionale del dottore agronomo e del dottore forestali non sarei in grado di farlo, credo ugualmente valga per le altre professioni, perché ognuno è specializzato in qualcosa e quindi una forte integrazione fra discipline diverse e all'interno della stessa disciplina. Io vi ringrazio, ho finito, spero di essere stato nei tempi. Sì, sì, è stato nei tempi, però mi ha sconvolto, pensavo di piantare un alberello perché mi garbava giusto nella collina sopra il padule di Fucecchio, non posso farlo, mi sa. Diego Zoppi, collegamento con Zoom, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Dunque, il ruolo del paesaggista. Ferretti ha parlato di interdisciplinarità, non è pensabile aiutare il paesaggio con una singola professione. Gli architetti del paesaggio sono professionisti molto particolari, direi. Una professione che negli Stati Uniti, nel Nord Europa, ha un peso veramente importante. In Italia forse un pochino meno. È così? Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, è così, ahimè è così, nel senso che il valore che diamo alle cose, alle persone, ai ruoli che svolgono deriva dalla sensibilità che la nostra cultura esprime, che la nostra comunità esprime. Per cui l'Italia, di cui è scontato dire quale valore ha in termini di paesaggio, ha sempre rivestito un ruolo legato soprattutto al concetto di paesaggio in senso estetico, in senso della valorizzazione dei paesaggi storici o di quei paesaggi, passatemi il termine, da cartolina, che è stato detto da tutti quelli che mi hanno preceduto, che è un concetto ben lontano da quello che oggi si ritiene per il paesaggio. Allora, se devo parlare del ruolo del paesaggio, siccome faccio parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori, nonché del Consiglio degli Architetti d'Europa, credo che sia importante, prima di provare a descrivervi le politiche che stiamo portando avanti sul ruolo del paesaggista,
che è cosa diversa da architetto paesaggista, nel senso che attualmente chi si laurea come paesaggista non è un architetto, è un paesaggista. Allora, credo che sia importante porre questo punto di partenza. Noi stiamo vivendo un tempo di transizione molto accelerato, dovuto, sappiamo tutti, al problema del clima, al problema della riduzione dell'energia. Quindi questi elementi che spesso vengono trattati in maniera molto settoriale, pensando di risolverli aumentando la dotazione di pannelli solari o di pale eoliche o questioni similari, è evidente che invece si devono affrontare con una organizzazione dei luoghi in cui viviamo in senso generale, in cui certamente ogni componente di quei luoghi, quindi ogni edificio, dovrà avere performance migliori, ma essenzialmente dobbiamo pensare a una organizzazione, quindi alle relazioni che stanno tra uno e l'altro di questi elementi costitutivi, che devono portare a questa nuova, a questo nuovo equilibrio, a questa nuova organizzazione. Ursula von der Leyen, 2 anni fa, per la prima volta, io devo dire sono 40 anni che faccio questa la professione, ho sentito dire a un politico, ed è un politico importante, che quello che abbiamo di fronte, che sappiamo bene che è una sfida molto difficile perché non è soltanto una questione economica, ha bisogno di diventare una sfida culturale prima di tutto. E ha chiesto agli architetti, agli artisti, anche ai paesaggisti e a tutti quelli che svolgono un'attività professionale di fungere da ponte tra la tecnica e quello che è tutto quello che attiene alle scienze umane, affinché questa trasformazione verso un'economia circolare non si riduca a un elemento tecnico. Credo che questo sia importante per focalizzare i ruoli e quindi anche il ruolo del paesaggista. Mi spiace non essere a Genova, io sono genovese, quindi è un po' un paradosso, ma oggi sono a Padova perché sono invitato a una conferenza sulla città della prossimità. Mentre sto parlando, nella sala a fianco, Silvia Labeck sta parlando della città metropolitana di Bordeaux, un piano che si basa sulla metropoli bioregionale e sulla metropoli bioclimatica. Piano che parte dalla definizione del tessuto blu, quindi idraulico. Bordeaux è nella regione della Gironda, quindi con una serie di fiumi molto importanti, tessuto verde, e poi alla fine si parla del tessuto delle infrastrutture degli edifici. Ecco, credo che questo approccio sia significativo per capire il ruolo che il paesaggista deve avere in relazione a tutto quello che ci circonda e soprattutto in relazione a tutte le altre figure che si occupano dell'ambiente costruito. In Europa si parla molto più ormai di ambiente costruito, di built environment, più che di architettura, nel senso che si dà molta più importanza all'ambiente nella sua complessità piuttosto che agli oggetti. E questo di nuovo è un elemento fondamentale per definire il ruolo del paesaggista. Dobbiamo pensare quindi che l'agenda che non è più solo agenda urbana, non è neanche solo agenda ambientale, è l'agenda dei luoghi in cui noi trascorriamo e spendiamo la nostra vita e che abbiamo profondamente trasformato e che dobbiamo quindi pensare di ritrasformarli, ma in un senso più sostenibile, dove per sostenibile si intende una sostenibilità ambientale, sociale, ma economica anche, altrimenti facciamo solo belli discorsi. E questo è un altro concetto che dobbiamo tenere molto presente per definire il ruolo del paesaggista. Quindi l'agenda si deve basare da qui in poi su concetti come agricoltura di prossimità, quindi un'agricoltura sana, non monoculturale. E dobbiamo pensare a paesaggi che contengano centri di stoccaggio del CO2,
se dobbiamo pensare a luoghi che siano resilienti a tutto quello che ha affranto il recente passato genovese per primo, ma non solo genovese, in termini di stabilità geologica e idraulica, noi dobbiamo pensare che il paesaggio deve trasformarsi. Noi abbiamo considerato fino ad oggi il paesaggio in senso fondamentalmente estetico. Dobbiamo tornare a pensare al paesaggio in senso etico, quindi nel senso del suo significato, non solo della sua apparenza. Tutti noi abbiamo valorizzato dal punto di vista culturale, e questo è il nostro limite, soprattutto italiano, per molto tempo, ora non è più così, e c'è tutte le scuole del paesaggio genovese, non solo genovese, che ovviamente hanno modificato, ma sto parlando dell'accezione culturale comune, quella che esprime la comunità nazionale. Riguardo al paesaggio si pensa al bel luogo, al paesaggio delle colline senesi piuttosto che dei muri a secco, delle Cinque Terre. Il componente del Consiglio Nazionale degli Agronomi ha appena detto che il paesaggio è tutto, e quindi è di questo che si devono occupare i paesaggisti, del tutto. Allora, se noi dobbiamo affrontare questi valori, e dobbiamo affrontarli con nuovi strumenti che ci sono dati e in qualche modo anche quasi imposti da questo nuovo corso europeo, nel senso che non dobbiamo dimenticare che la Commissione europea, che ha stanziato tutto quello che ci sta arrivando in forma di recovery plan a noi come ad altri stati europei, ci chiede come contropartita una grande efficienza fondamentalmente economica, e poi però traguardi anche la transizione ecologica e tutto quello che sappiamo. Allora, questo programma europeo chiede e impone di non transigere sull'uso dell'innovazione tecnologica. Questa innovazione tecnologica si chiama digitalizzazione, che può essere una bella parola, è certamente una parola che suscita grandi visioni, ma può anche essere molto pericolosa se usata con la non dovuta accortezza e consapevolezza. Digitalizzazione vuol dire intelligenza artificiale, vuol dire strumenti molto potenti che automatizzano i processi, anche quelli intellettuali, quindi anche i nostri e anche quelli dei paesaggisti, e che possono essere usati in due direzioni. Uno verso la standardizzazione, e lì c'è il pericolo, l'altro verso invece una possibilità di più facile customizzazione del progetto, quindi una sua maggiore aderenza alle necessità del luogo, delle persone, delle condizioni peculiari. Allora, in questo quadro, il Consiglio Nazionale da vari anni sta lavorando a una riforma del nostro ordinamento che ad oggi contiene le regole di svolgimento delle professioni dell'architetto, del paesaggista, del pianificatore e del conservatore. Questa attuale regolamentazione nasce con il 169, qualche decennio fa, che ha visto la professione dell'architetto generalista come una somma di specializzazioni non più accorpabili in un'unica figura, e le ha smembrate. Noi riteniamo che questa separazione sia antistorica. È necessario mantenere le peculiarità, è necessario valorizzare le figure del paesaggista così come quelle degli altri, ma riteniamo che in questo mondo dove, lo ha detto chi mi ha preceduto, interdisciplinarietà e specializzazione devono andare a braccetto, perché le sfide di cui noi stiamo parlando prevedono conoscenze molto tecniche, molto specialistiche, ma devono anche prevedere la capacità di una visione, di una progettazione integrata. Se questa manca, io credo che non saremo capaci di affrontare la sfida che
che abbiamo di fronte. Quindi in questi termini noi stiamo lavorando, e le lauree professionalizzanti sono il primo passo, verso una riforma del nostro ordinamento che preveda una nuova regolamentazione di queste figure. Pensiamo che il mercato non ha dato successo alle figure del paesaggista e del pianificatore, men che meno del conservatore. Nei nostri ordini sono iscritti ad oggi quasi 160.000 professionisti, non solo, di cui però solo poche migliaia, e sto parlando di anzi poche centinaia per i conservatori e pochissime migliaia per quanto riguarda i paesaggisti e i pianificatori. Allora, questo significa che il mercato oggi non ha accolto questa organizzazione delle professioni, e questo significa che noi dobbiamo ridurre o integrare questi steccati che sono stati posti come divisione tra una caratteristica e l'altra. E quindi è su questo che noi stiamo lavorando. Credo di avere, ahimè, esaurito il mio tempo, quindi mi fermo. Se avete delle domande, io sono qui a vostra disposizione. Grazie. Grazie a Diego Zoppi. Maria Cristina, ora siamo collegati stiamo per collegare con Maria Cristina Tullio, che è il presidente nazionale dell'AIAP, e con noi invece c'è Sara Pivetta, segretaria nazionale dell'AIAP. Sarà la dottoressa Pivetta a... In realtà c'era la nostra presidente Maria Cristina, era molto preoccupata del collegamento online, quindi si è esatto, e quindi mi ha chiesto di venire sostanzialmente a presenziare, però siccome so che il collegamento funziona dice. Allora io forse lascerei la parola innanzitutto a Maria Cristina, anche perché veramente io mi trovo, come dire, a spiegare una presentazione che innanzitutto è frutto dell'impegno del nostro presidente. Quindi Cristina, tu introduci, ma anche vai avanti, eventualmente io aggiungo qualcosa dopo. Si sente benissimo e non c'è problema di eventuali discussioni e interlocuzioni. Quindi ti lascio la parola, eventualmente introduco poi, intervengo. Ok, quindi la parola a Maria Cristina Tullio. Credo che lei fosse già collegata, quindi ha sentito. Sì, sono qua, mi vedete? Sì, la vediamo. Non so se ha sentito l'intervento precedente di Zoppi, che ha concluso sulla necessità di rivedere forse le caratteristiche e le regole di un ordine professionale. Voi fate parte naturalmente dell'ordine degli architetti, una professione complessa. Vuole rispondere lei o aggiungere qualcosa a quello che ha detto Zoppi, poi la lascio al suo intervento. Sì, benissimo. Allora, intanto grazie di questo invito. Mi dispiace molto non essere con voi per mille motivi, anche perché era un piacere passeggiare insieme a Euroflora. E comunque ringrazio di questo incontro e sono contenta che ci sia la collega Sara Pivetta, che fa parte del Consiglio di Presidenza, perché nel Consiglio di Presidenza attuale ci siamo dedicati, credo, abbastanza ad affrontare questo tema. In particolare c'è tutto un gruppo seguito dalla nostra consigliera Anna Chiara Vendramin, che si occupa del tema della professione, così come c'è un'altra consigliera che si occupa della formazione, e ognuno di noi ha dei compiti precisi. Col Consiglio degli Architetti ci siamo incontrati anche in autunno, oltre che precedentemente, proprio per parlare di questo tema. Credo che sia assolutamente un lavoro che dobbiamo sviluppare ulteriormente insieme, che la situazione dell'ordinamento attuale va rivista, perché ci sono delle carenze, come tutti sanno e come è stato già detto, nel modo in cui
poi i laureati in architettura del paesaggio possono svolgere la professione, e questo però è un tema che sta a cavallo fra la formazione e la professione, nel senso che è un po' fortemente legato diciamo ai corsi che i ragazzi possono seguire e quindi poi a quello che sono le loro possibilità di intervenire nel mondo professionale a seguito di alcuni esami fatti o non fatti. Comunque detto questo, e quindi questa è una cosa che assolutamente come AIAP vorremmo discutere, contribuire a migliorare, perché effettivamente c'è tutto un gruppo di giovani laureati in architettura del paesaggio che, pur essendo iscritti all'ordine degli architetti, ha delle forti limitazioni nella sua attività professionale a causa del tipo di formazione che hanno avuto e quindi del riconoscimento della loro formazione nell'ordine attuale. E questo è un tema su cui dobbiamo lavorare, ma a parte questo c'è tutto l'altro tema, che è quello legato a capire quali sono, diciamo, i confini diciamo delle possibilità che hanno i cosiddetti architetti del paesaggio iscritti appunto in una determinata categoria rispetto agli altri colleghi. È un lavoro che si può fare, che richiederà del tempo, che richiederà della fatica, però che si deve fare per migliorare anche la qualità del professionista architetto, che sia architetto del paesaggio, che sia architetto in tutti i sensi. Lunedì in combinazione abbiamo avuto un altro incontro simile a questo a Roma, all'Ordine degli Architetti di Roma, e si è parlato ancora di questo, quindi credo che sia un tema caldo su cui tutti insieme possiamo lavorare. Ovviamente gli architetti del paesaggio non sono solo architetti, molti vengono anche dalla facoltà di agraria o da altri tipi di formazione, però ecco, la professione dell'architetto del paesaggio è una professione ben specifica e ben definita. Se volete passerei alla presentazione, perché poi questo era il tema della presentazione, non so se ho risposto alla domanda adeguatamente, anche perché prima ho avuto dei problemi qui, quindi non ho seguito tutto dalle relazioni perché c'è stato un piccolo problema, scusate, perdonate, perché sono col computer di una collega che il mio improvvisamente ha avuto difficoltà con Zoom. E un secondo solo che apriamo, ecco, lo vedete la presentazione? Noi la sentiamo perfettamente, se vuole. No, vedete anche la presentazione, intendo? No, la presentazione no, deve condividerla. Sì, l'avevamo fatto. Forse. E dovrebbe fare cortesemente condividi schermo, in modo tale che possiamo vederla anche. Perfetto, sì, è apparsa, sta forse caricando. Noi la vediamo, poi la manda avanti lei quando apparirà. Sì, certo. Completamente. La vedete? E posso fare anche come condivisione? Come... Sì, 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 direi di sì. Questa, no? Ok, vedete, perfetto, perfetto, grazie mille, perfetto, grazie. Allora, grazie. Il titolo che abbiamo dato a questo incontro è proprio, dobbiamo parlare della professione, dobbiamo parlare della professione dell'architetto del paesaggio e il progetto di paesaggio come strumento per un nuovo equilibrio fra appunto qualità della vita, bellezza e risposte ai cambiamenti climatici, perché questo è un tema che ci sta molto a cuore. E utile e dilettevole è una citazione, di fatto molti storici hanno dimostrato come nei tempi antichi non si scindeva mai l'utile dal dilettevole, questo è un elemento a cui dobbiamo per forza ritornare. E, inutile che vi presento l'AIAP, però velocemente vorrei segnalare come l'AIAP appunto è un'associazione che ha più di 70 anni e come siamo i rappresentanti in Italia di IFLA Europe, quindi della nostra regione europea, e di IFLA World. E fra i nostri diciamo compiti statutari c'è sicuramente quello della formazione, della attività scientifico-culturali, di aggiornamento professionale, di contribuire quindi in generale al miglioramento della conoscenza, della conservazione dei valori del paesaggio e anche e soprattutto a contribuire a qualificare e a promuovere la professione dell'architetto del paesaggio. Questa professione, come sappiamo, come è già stato detto più volte anche oggi, è cambiata nei secoli, come in tutte le discipline, come tutti gli elementi, e da una concezione che era legata prevalentemente alla protezione della bellezza
interessi naturali, grazie alla Convenzione Europea del Paesaggio, che però ha tradotto quello che è un pensiero in evoluzione, è diventato altro, è diventato appunto quello che viene percepito dalle popolazioni, ma in base alla loro cultura, alla loro esperienza, alle loro, ai luoghi in cui abitano, come viene percepito, e quindi la percezione in questo caso non è solo visiva, ma è mentale, quindi è culturale. Non solo, questo è già stato detto anche ed è molto importante, il paesaggio, secondo la Commissione Europea del Paesaggio, svolge un ruolo ecologico, culturale, ambientale, sociale molto importante, ma soprattutto è anche un elemento determinante per lo sviluppo e per alcune risorse economiche. Ma non solo, cioè per lo sviluppo economico, quindi l'aspetto economico del progetto di paesaggio e del paesaggio. Ma non solo, IFLA sta facendo da qualche anno un'attività importantissima, sta lavorando per la registrazione della nuova definizione della professione nel registro ISCO 08, e credo che, questa è una piccola sintesi di quella definizione, ma credo sia stata fatta molto bene dai colleghi, perché appunto la nuova definizione dell'architetto del paesaggio, della professione, evidenzia come gli architetti del paesaggio, applicando principi estetici e scientifici, pianificano, progettano e gestiscono gli ambienti naturali e costruiti allo scopo di affrontare la sostenibilità ecologica, la qualità e la salute dei paesaggi, la memoria collettiva, il retaggio storico, la cultura e la giustizia territoriale. In qualità di guida e coordinatore di altre discipline, gli architetti del paesaggio si occupano delle interrelazioni fra ecosistemi naturali e culturali, quali l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, la stabilità degli ecosistemi, i miglioramenti socio-economici, la salute e il benessere delle comunità, per realizzare luoghi in grado di promuovere il benessere sociale ed economico. Cioè, questa definizione in maniera sintetica ma molto profonda un po' racconta tutto quello che abbiamo sentito fino adesso, cioè tutti questi aspetti che sono a cavallo fra appunto una capacità di progettare e di lavorare con la natura, e quindi anche con la conoscenza profonda della natura e delle capacità performative che sono enormi della natura, ma dall'altra parte anche con la conoscenza dei luoghi, della memoria collettiva, del bene culturale in cui interveniamo. E nel nostro paese, nella nostra Europa, quasi tutti i luoghi sono carichi di memorie e di cultura, e quindi questo rapporto fra passato, presente e futuro fa parte appunto, è una parte fondamentale del progetto, ma d'altronde da paesaggisti sappiamo che nessun intervento è immutabile, e abbiamo proprio una forma mentis, non solo nel vedere le interrelazioni fra diverse discipline, fra diversi fattori, ma anche nel tenere sempre presente quello che è il passato, il presente e l'evoluzione futura, l'evoluzione che appunto culturale, sociale, ma anche appunto ecosistemica. Velocissimamente, perché il tempo purtroppo è poco, però volevo fare una riflessione velocissima su queste parole, transizione, che stiamo usando tantissimo. Transizione non è altro che un passaggio da uno stato ad un altro, alla ricerca di un nuovo equilibrio. La parola equilibrio sappiamo benissimo che è strettamente legata al tema dell'armonia, e questo è un elemento importantissimo nella progettazione. La giusta misura che permette di avere armonia nel paesaggio, nei beni culturali, nel rapporto fra le persone, nel rapporto e l'equilibrio ecologico ed ecosistemico, è estremamente legata alla capacità di saper controllare o riqualificare il metabolismo ambientale, urbano o non urbano, che nei secoli, soprattutto negli ultimi decenni, è stato fortemente alterato. Credo che questo sia un nostro compito, di tutti i progettisti, ma gli architetti del paesaggio lo fanno in maniera particolare, cioè quello di ricreare un equilibrio, di ritrovare questa giusta misura, chiaramente sia con una finalità di ripristinare un equilibrio ecologico e sostenibile, ma anche per la qualità della vita di tutte le specie, compreso l'uomo. Chiaramente questo equilibrio deve essere un equilibrio che in qualche modo il progetto gestisce a livello di qualità del suolo, dell'aria, dell'acqua, della vegetazione, dei sistemi produttivi, perseguendo e parametrando benefici ambientali, microclimatici generali, perché poi questo era il tema anche della giornata.
Questa transizione è una cosa che è sempre avvenuta nei secoli e molto spesso il nostro paesaggio è fatto proprio da elementi che sono nati con una finalità produttiva, con una finalità di utilità. Ecco perché non dobbiamo rinunciare a rispondere a delle utilità, ma allo stesso tempo a perseguire la bellezza. Per questo utile e dilettevole è un po' un tema a cui dobbiamo tornare assolutamente, ed è stato riportato più volte. I nostri paesaggi sono fatti di questo, la nostra cultura, la cultura del giardino nasce anche da un tema di produzione, di armonia e di equilibrio fra utile e dilettevole. Questa nostra utilità oggi è legata a tutti i temi legati, appunto, connessi da una parte al nuovo visione globale che abbiamo del mondo e che dobbiamo avere del nostro pianeta, alle esigenze climatiche e ovviamente alla grande conoscenza che deve avere il paesaggista, ma che forse devono avere tutti i progettisti, nella conoscenza delle capacità performative della natura, perché con la natura possiamo recuperare moltissime situazioni con grande velocità. Non è vero che ci sono processi troppo lenti, ma tutto questo parte e si può sviluppare a partire da un'attenta valutazione e conoscenza dei luoghi, come è già stato detto oggi, quindi siamo in grande sintonia. Io avevo pensato di fermarmi qui che avrebbe continuato la mia collega, ma se volete vado velocissimamente, come attraverso i servizi ecosistemici, vado veloce perché il tempo è pochissimo, però abbiamo voluto mettere delle immagini per far vedere come tutto questo si può fare. Non si deve rinunciare alla bellezza per risolvere un problema idrico, un problema di eccesso di acqua, anzi può essere la scusa per creare dei paesaggi mutevoli che però possono risolvere problemi assolutamente di gravi e importanti. Non dobbiamo rinunciare alla bellezza e alla qualità della vita delle persone, e nello tempo stesso riusciamo anche a risolvere problemi importanti, per esempio rispetto ai drenaggi urbani. Questo è un lavoro che ha fatto AIA e che IFLA ha adottato per il water management. Ovviamente ci sono tantissime soluzioni, sicuramente le NBS, cioè le soluzioni basate sulla capacità performativa della natura, sono una delle strade principali, e questo per ripristinare proprio il metabolismo urbano interrotto. Ma questo significa anche bellezza, significa usare materiali innovativi, drenanti, creare rain gardens e nel contempo, oltre a creare paesaggi straordinari e di grande interesse e che attirano la biodiversità, ovviamente risolviamo anche problemi di assorbimento di inquinanti o creiamo specchi di bellezza, specchi di fitodepurazione o anche strutture un po' più ingegneristiche, oppure al contrario usiamo specie che non hanno bisogno di acqua o usiamo, come nel nostro caso in Italia, materiali che sono tipici della nostra fascia climatica, che hanno bisogno di poche esigenze idriche, di poca manutenzione. Sicuramente dobbiamo intervenire nei suoli, quindi nella qualità dei suoli, non solo per rendere i drenanti ma per appunto migliorare i drenaggi e filtrare gli inquinanti, e usare gli alberi. Sappiamo benissimo quanto gli alberi hanno questa capacità anche di migliorare la qualità dei suoli attraverso tutti gli apparati, l'architettura meravigliosa degli apparati radicali. Per questo il patrimonio arboreo dei giardini storici è fondamentale, non solo per l'architettura del paesaggio che c'è dietro ogni giardino storico, che è un progetto di architettura, di composizione, ma anche per tutti i benefici che queste piante spesso secolari possono ancora dare. Questo è un piccolo intervento fatto da AIA per dire come nelle città delle periferie, questa Tor Bella Monaca, l'utilizzo delle alberature e dei sistemi arborei di cui oggi tanto si parla possono avere più molteplici utilità, tutti i servizi ecosistemici elencati sotto, ma anche appunto attività produttive, possono servire per attività produttive, ma soprattutto sono frutto di un progetto di architettura del paesaggio, dando forma agli spazi, gerarchia e indirizzando la percezione dei luoghi. Stessa cosa in ambiti fluviali, anzi qui aumenta il valore di questi interventi proprio per la capacità di migliorare la qualità dell'acqua, perché ci siamo dimenticati di questo. Ovviamente anche i percorsi, le ciclabilità non devono essere percorsi asfaltati in cui corrono le persone come se andessero con le macchine, devono essere luoghi in cui si può migliorare il microclima, si può migliorare la qualità delle percolazioni idriche, si può raccogliere l'acqua in eccesso, si può creare appunto filtri di e ombreggiati o punte di piante che raccolgono le polveri. Dobbiamo lavorare con l'acqua moltissimo, e dobbiamo permettere ai fiumi di fare i fiumi, alla vegetazione ripariale di svolgere il loro compito. Molto spesso sono stati tolte le piante per tenere
pulite le sponde, questa parola che si è sentito dire per anni, invece le piante ripariali sappiamo che grandi capacità depurative hanno e quindi quanto appunto possono migliorare la qualità delle nostre acque che sappiamo sono in gravissime condizioni e soprattutto accogliere quella biodiversità che è legata all'acqua. Questa foto è fatta a Castel Sant'Angelo a Roma per dire come la biodiversità è molto presente in realtà con facilità in qualsiasi zona e si rinsedia con moltissima facilità come abbiamo visto tutti durante il lockdown. Ovviamente dobbiamo creare parchi urbani più possibilmente estesi che entrano nelle città, magari con attività agricole molto richieste sempre di più dai cittadini, non solo per un fatto alimentare ma anche sociale. Proporre la multifunzionalità, perché questo è un elemento di ricchezza che possiamo avere intorno alle nostre città. Ovviamente abbiamo capito quanto è importante il benessere fisico, la salute, e per questa cosa, in questo dobbiamo insistere nel non dimenticarcelo e fare in modo che le persone facciano ginnastica all'aperto più che nelle palestre, almeno nelle stagioni ideali, e soprattutto gli spazi pubblici e i parchi e gli spazi dove noi possiamo migliorare e mitigare le criticità ambientali possono essere luoghi anche per mitigare le grandi criticità sociali che viviamo, perché sono luoghi di socialità intergenerazionale e interculturale. Credo che la definizione che IFLAS ha costruito e che vuole inserire nella nuova definizione dell'architetto del paesaggio racconti tutto questo con poche parole, molto meglio di come ho fatto io, ma le immagini le abbiamo aggiunte perché siamo paesaggisti e crediamo che il progetto deve realizzare quanto lì definito. Grazie. Grazie a Maria Cristina Tullio, anche il prossimo intervento sarà in remoto con Silvia Beretta, paesaggista dell'Istituto di Architettura del Paesaggio. Lei ci racconterà un'esperienza diversa da quella italiana, sicuramente molto diversa da quella italiana, il paesaggio in Germania. La realtà tedesca ha una cultura del paesaggio probabilmente diversa dalla nostra anche per ragioni storiche, cioè la distruzione delle città dopo la Seconda Guerra Mondiale, da lì è iniziato un percorso di ricostruzione tenendo conto non soltanto delle necessità abitative delle città, una cultura che oggi fa sì che in Germania siano credo oltre 8.000 gli architetti del paesaggio, servono gli architetti del paesaggio e altre professionalità ben specifiche per partecipare ai bandi di gara. Silvia Beretta, a lei il racconto di questa situazione in Germania. Grazie tantissimo per l'invito, spero che mi sentiate e provo anche subito a condividere una presentazione, dovete darmi però il... Fatto, mi dicono fatto, quindi sì, adesso... Ecco, allora fra l'altro mi dispiace Perfetto. Molto di non essere lì con voi a Genova, perché Genova è una città che mi sta nel cuore, io ho studiato paesaggio a Genova, alla famosa scuola appunto di specializzazione in architettura dei giardini e progettazione del paesaggio, si chiamava ora. E poi da Genova, per motivi familiari e altro, mi sono spostata in Germania. Mi sono spostata in Germania anche perché mi ha sempre affascinato proprio la cultura del paesaggio che esisteva già, diciamo, nell'anno 2000, ma anche prima, in Germania. E, quindi cercherò un pochino di spiegarvi, di trasmettervi questo interesse, come può essere visto in un'altra nazione, come può essere lo status del paesaggista in un'altra nazione, diciamo, più nord europea. Vi ricordo che la BDLA, che sarebbe il corrispettivo dell'AIAP tedesco, ha quasi 110 anni e quindi per i suoi 100 anni nel 2013 è stata fra l'altro messa online una sorta di mostra digitale del paesaggismo tedesco, che vi invito a visitare perché è molto interessante. Se uno scorre appunto questi contributi si accorge che le radici di questo, chiamiamolo, pensiero paesaggistico moderno tedesco
nascono già, diciamo, all'inizio del Novecento, quando i paesaggisti da Garten Architekten, cioè architetti dei giardini, si ricavano ruolo, comunque gli viene assegnato ruolo di portatore di creazione di nuovi importanti spazi sociali all'interno della società, delle città, quindi di quello che ai tempi viene detto sociale scrum, cioè verde sociale. Questo per favorire il benessere proprio psicofisico dei cittadini meno abbienti, quindi da disegnatori di giardini di delizie per gli aristocratici e borghesi a questo importante ruolo appunto anche sociale. Questo lo testimoniano bene alcuni movimenti come quello ad esempio del Volkspark, cioè del parco popolare tedesco, che è stato, si è diffuso tantissimo in Germania con diversi progetti realizzati dagli anni 30, ma anche negli anni 20, o anche, viene testimoniato dall'importanza delle città giardino, e ricordiamo qua alcuni pionieri come Leberet Michel, che hanno dedicato molta della loro professione proprio allo studio e alla progettazione di questi giardini per l'autosostentamento, che oggi magari diventano di nuovo molto di moda. E poi in questa carrellata vorrei ricordare anche però un urbanista che in Italia magari è poco conosciuto, che è Fritz Schumacher, che già a partire dagli anni 10 aveva ipotizzato, ma che poi è stato realizzato, questo sistema di cinture verdi per la città di Colonia, quindi in un certo senso una sorta di landscape urbanism ante litteram, con questo inserimento di queste importanti infrastrutture verdi all'interno della città. Va anche detto che negli anni bui, nel nazismo, il paesaggio, anche in quanto diciamo portatore di valori della patria, dell'Heimat, è stato anche particolarmente messo in rilievo. Ci sono anche gli anni in cui vengono realizzate le prime infrastrutture autostradali, quindi infrastrutture che servono sia per muoversi all'interno del paesaggio, ma anche per godere appunto in senso estetico del paesaggio. E i primi piani paesaggistici, ma in senso moderno, quindi come pianificazione territoriale completa e omnicomprensiva di un'area di territorio, in Germania sono già presenti negli anni 50, all'inizio degli anni 50. Si faceva menzione prima ai danni della guerra, cioè effettivamente la sciagura dei bombardamenti ha fatto sì che non solo urbanisti, ma anche urbanisti affiancati a paesaggisti, elaborassero e realizzassero poi alcuni, diciamo, concetti come quello dell'isola pedonale, ma anche purtroppo della città a misura di auto, che nel bene e nel male ancora oggi, se volete, influenzano anche le nostre vite quotidiane. In questa carrellata poi va tenuto presente che, siccome la Germania insieme all'Inghilterra è stato uno dei paesi che per prima in maniera più massiccia è stato protagonista dell'industrializzazione, è stata anche negli anni 90 uno dei primi ad avere questo processo di deindustrializzazione forte delle città, e quindi amplissime parti non solo di ex aree industriali, ma anche aree appunto portuali o anche aree ex militari sono state ritrasformate, riconvertite. E qui ancora i paesaggisti hanno svolto un ruolo molto importante, anche attraverso questo strumento delle Gartenschauen, nella loro versione diciamo Landes o Bundes, quindi regionale o nazionale, ma poi ci sono stati poi, vediamo qua, quella del 2013, che è stata una delle prime a livello internazionale, che sono partite già appunto negli anni 10 come mostre florovivaistiche, quindi diciamo un po' un corrispettivo dell'Euroflora, ma che già negli anni 50 avevano uno scopo molto diverso, perché non si trattava di disposizioni temporanee, ma diventavano esposizioni che lasciavano segni profondi, cioè regalavano dei parchi che rimanevano invece poi anche in maniera definitiva all'interno delle città. Successivamente, con questo sistema proprio della Gartenschauen, attraverso il sistema del concorso, si sono attivati e si sono realizzati in tempi abbastanza brevi diversi processi appunto di rigenerazione urbana. E il paesaggista è sempre stato il capogruppo, diciamo, di questi concorsi di progettazione. Quindi queste istituzioni, diciamo, amministrative ma anche finanziarie, che hanno regolato
appunto la The Gartenschauen e nell'ultimo anche l'International Garten Show, come quello di Hamburger, di Amburgo, hanno in un certo senso fatto sì che la figura dell'architetto del paesaggio venisse traghettata da semplice, diciamo, creatore di scenografia verdi a ideatore di veri e propri piani urbanistici complessi, chiaramente anche affiancato dall'urbanista. Negli ultimi anni, faccio solo un semplice accenno, perché questo tema dell'agricoltura urbana in Italia è un tema conosciuto e anche molto praticato, ci sono esempi anche pregevoli in Italia e anche in Germania, diciamo dagli anni 2000 in poi il paesaggista è stato molto, molto occupato anche nella messa, diciamo, in evidenza e nella, permettere una fruizione migliore anche delle campagne urbane. Quindi non più solo lo spazio costruito, ma guardare anche al di fuori sulla, diciamo, le frange urbane. Facendo quindi un primo assunto, si può dire che tutto questo sviluppo un po' del progetto di paesaggio ha fatto sì che in realtà questo pensiero paesaggistico sia oggi anche molto presente nella politica tedesca e quasi in un certo senso anche nella cultura, nel sentire comune. L'architetto paesaggista, così come si definisce, come il Zicone lo definisce, la Bedelà, è colui che definisce la relazione tra l'uomo e la natura. Quindi ricordiamo che in Germania cioè, lo studio dell'ecologia del paesaggio, dell'ecologia generale, ma anche degli ecosistemi urbani ha una tradizione molto forte. Quindi questo tema anche della natura, degli aspetti ecosistemici, sono molto presenti nella formazione del paesaggista. In Germania, fra l'altro, architetto paesaggista si può definire solo colui che è scritto all'interno dell'ordine professionale. Gli ordini professionali in Germania sono organizzati a livello regionale e sono divisi in quattro categorie, cioè l'architetto, il paesaggista, il pianificatore e l'interior designer, quindi c'è una divisione un po' diversa. Per entrare e iscriversi all'ordine di architetti come paesaggisti bisogna aver compiuto un percorso di 4 anni di studi, quindi un bachelor più un master, oppure un bachelor, ma sono pochi bachelor che prevedono ben 8 semestri, e avere anche compiuto un tirocinio di almeno 2 anni, in alcune regioni addirittura di 3. Questa regola è stata recentemente cambiata, per cui fra l'altro negli atti del convegno avete ancora la regola dell'1 anno, ma sono saliti almeno 2 o 3. Le scuole di architettura del paesaggio che permettono appunto poi l'ingresso sono definite in accordo con la Bedelà, quindi c'è un elenco che vi scorrerò poi brevemente, e sono scelte in base a una categoria, cioè di credit points, dove vedete ci sono discipline legate alla progettazione, alla pianificazione e poi tutta una serie di altre discipline che abbiamo anche noi nei nostri corsi master di paesaggio, quindi le discipline ecologico, botanico, storico-sociali, normativi, gestionali, eccetera. Vi scorro appunto l'elenco delle scuole, vedrete che quasi tutte le università hanno un corso sia bachelor che master, quindi 3+2, e sono tantissime in Germania, cioè ve lo scorro giusto per dare un po' un'idea. Fra l'altro la particolarità della Germania è che oltre alle Hochschule, cioè le università vere e proprie, ci sono le Fachhochschule, che erano nate come università un po' più tecniche, ma che il cui status in realtà ormai è equiparato, quindi non si può dire che ci siano università di serie A o di serie B, e nel complesso quindi abbiamo una struttura di circa 12 corsi di laurea, 18 corsi di laurea, appunto organizzati su questa formula del 3+2, più anche master, alle volte anche in inglese, di secondo livello. Quindi capite un panorama rispetto a quello italiano molto molto più vasto. Le università, diciamo, più accreditate sono sicuramente quelle che hanno una storia più lunga, come quella di Hannover, che esiste dal 1947, e la particolarità è che oltre ad esserci università che svolgono appunto attività didattica all'interno di corsi di specifici di architettura e paesaggio, l'università dove lavoro io, ad esempio il Politecnico di Aquisgrana, ha un istituto di paesaggio che fa quindi ricerca, ma pur non avendo dei corsi di paesaggio. Quindi noi come paesaggisti del nostro istituto insegniamo architetti urbanisti. Questo comunque è un aspetto che mi sembra altrettanto importante per appunto aprire anche un po' a una collaborazione più, se volete, anche un po' più bipolare, interattiva tra architetti del paesaggio e altre professioni.
Andando un po' ai numeri, non sono tanti gli architetti paesaggisti, ci sono sicuramente in Germania, sono sicuramente più che in Italia, però se vedete c'è sempre una sproporzione tra i laureati in architettura in Germania, che sono circa 8.000, e i laureati in architettura del paesaggio, che sono circa 1.000. La cosa interessante che vi faccio notare è che attorno, diciamo, agli anni 2000-2010 c'è stato un po' un avvicendamento tra il numero dei laureati in urbanistica, in pianificazione e in paesaggio, cioè la disciplina comunque dell'architettura del paesaggio sta attirando sempre più interesse. Parliamo comunque di solo, tra virgolette, 8.000 iscritti all'ordine, su un totale di 137.000, va però tenuto conto che molti studenti che si laureano in architettura del paesaggio trovano subito lavoro, sbocco professionale in uno studio di architettura del paesaggio in Germania, e come diciamo dipendenti assunti a tempo indeterminato, quindi senza aver bisogno di iscriversi all'ordine degli architetti. Quindi questo numero di 8.000 è inferiore rispetto a chi in realtà si è laureato in architettura e svolge la propria professione come dipendente in uno studio o in un'amministrazione pubblica. Giusto un dato che secondo me però è importante sottolineare: il volume d'affari mosso, diciamo, complessivamente dagli studi di progettazione, quindi paesaggio, urbanistica, architettura e interni, è in Germania nel 2021 è stato di 11 miliardi. Quindi su questo mercato, diciamo, molto florido, è anche molto più facile far rispettare le relative competenze. Io in Germania non ho mai visto una particolare concorrenza tra architetto e paesaggista, in quanto la competenza dell'architetto è quella proprio dell'edificio. C'è molto più, diciamo, avvicendamento, collaborazione invece forse tra il lavoro dell'architetto e dell'urbanista, anche perché vedete qua elencate quali sono le competenze ufficiali del paesaggista, oltre a quelle solite parchi, giardini, complessi sportivi, eccetera, c'è anche quello proprio della pianificazione di città e di piccoli paesi. Quindi sicuramente c'è più sovrapposizione con il ruolo dell'urbanista e del pianificatore. Ancora 5 minuti per parlare un attimo delle sfide dell'architettura del paesaggio oggi in Germania, legate anche a quello che noi in Italia chiamiamo transizione ecologica. In Germania questo termine non viene tanto usato, si parla più di Energiewende, cioè di cambiamento, di svolta energetica, e si parla molto chiaramente di sostenibilità e di rendere le città più clima resilienti e quindi più di adattamenti climatici delle città. Vi mostro qui una carta di Aachen, perché ad Aachen stanno, che è la città dove lavoro, stanno succedendo le cose un po' tipiche di quello che succede in tante altre città tedesche, cioè come negli anni 90, diciamo, le grosse aree industriali sono state soggette a queste riconversioni, oggi si assiste a più una riconversione a partire dal centro delle città. Quindi questi grossi contenitori, che erano contenitori di parcheggi o grossi grandi magazzini, quindi seguendo un po' appunto quell'ideologia della città misura d'auto, della città un po' vista come shopping center, questi grossi contenitori sono vuoti, se ci stanno svuotando, e quindi si sta creando l'occasione di, come si diceva prima, di desigillare la città, comunque attraverso questi piccoli tasselli di rendere veramente anche il centro della città più clima resiliente. E lo si fa con progetti a rivolte radicali, cioè questo grosso parcheggio multipiano che vi faccio vedere è stato raso al suolo quest'anno. La città non ha comprato l'area e il suo obiettivo era quello di realizzare un grüne Wiese, cioè un prato verde, cioè un'area semplicemente desigillata, verde, far respirare la città. Quello che succederà poi sarà legato più ad azioni, diciamo, di coproduzione dello spazio sociale, quindi dove questo grüne Wiese è più un dispositivo un po' più duttile per dei processi più di progettazione partecipata. In altri casi chiaramente non è sostenibile sempre demolire dei parcheggi con delle ruspe, perché questo anche ha un costo non solo economico ma anche energia grigia che viene sprecata. Quindi succederà quello che succede già in tante capitali europee, dove questi edifici vengono riutilizzati per creare, ad esempio in questo caso sono delle proposte di studenti, ma che ripeto si fanno a progetti realizzati, realizzare delle city farm con anche dei giardini condivisi, quindi con questo aspetto high tech però biofilo, che sarà sempre più presente nelle nostre città,
oppure utilizzarli come occasione per realizzare ad esempio in questo caso uno skate park, che però è un sistema complesso di gestione delle acque meteoriche, quindi tutto questo tema della cosiddetta città spugna. Quindi mitigare gli effetti del clima. Effetti del clima che in Germania nel 2021, forse voi ricorderete, hanno avuto proprio nella regione dove sto degli effetti catastrofici, con dei piogge che si sono protratte per circa 2 settimane, ci sono stati circa centinaia di morti. Questa è una foto, diciamo, abbastanza scioccante di questa cittadina di Erfstadt, che è situata tra Colonia e Aquisgrana, e non a caso, mi viene da dire, in prossimità del cosiddetto distretto minerario della Germania. Quindi vengo alla seconda sfida. Allora, se la prima sfida sarà quella per i paesaggisti di lavorare sulla mitigazione degli effetti del clima all'interno della città, la seconda grande sfida, e che riguarda soprattutto la regione dove mi trovo, è quella di mitigare proprio le emissioni. Questo distretto minerario è il distretto minerario più grande d'Europa, quindi è stato un grande emettitore ed è ancora oggi un grande emettitore di anidride carbonica. Queste cave, come vedete, che sono 3 ancora le cave attive, hanno delle dimensioni di 10 km quadrati, delle profondità di 300 metri. Fra l'altro, questa attività di cava, che si protrae dall'inizio del Novecento, ha investito tutta una serie di territori con un sistema, diciamo, di cucci e scucci. Anche a seguito di eventi catastrofici che ci sono stati, una direttiva, diciamo, nazionale ha stabilito che nel 2030 tutte queste attività di cava dovranno essere cessate. Quindi questo, appunto, questa energivende, questa svolta climatica dovrà essere accelerata. Quindi si tratta, come voi capite, da un lato di cambiare anche un attimo quelli che sono stati fino adesso i parametri o le forme mentis rispetto alle quali è stato realizzato la riconversione ambientale di queste aree. Qui vedete ad esempio l'area di cava. Questa è un'area ancora non investita dall'attività di cava, quindi con un paesaggio originario che anche sempre di un'agricoltura industrializzata, ma comunque presenta almeno qualche filare, qualche presenza diciamo di ecologica importante. E questo è il paesaggio agricolo che fino adesso è stato realizzato dopo l'attività di cava, quindi assolutamente sterile. Accanto a questo sono stati sì realizzati i corridoi ecologici, ma c'è sempre stata un po' questa visione, diciamo, dicotomica. Si tratta invece quindi in futuro di realizzare paesaggi più multifunzionali, che possono avere sia aree agricole produttive, sia aree che abbiano servizi multifunzionali ecologici, ma anche aree che possano continuare a produrre energia, ma in modo chiaramente più sostenibile. E questo viene fatto attraverso processi, come potete immaginare, molto complessi, che riguardano un po' anche tutta la società civile e politica, attraverso una serie di workshop, di concorsi, e vi mostro un esito di questi, dove in maniera significativa, diciamo, gli autori sono lo studio di urbanistica e un noto studio di paesaggio. Insieme hanno elaborato ad esempio questo master plan. Quindi diciamo, la sfida è proprio quella anche di ripensare questi paesaggi a una scala non vasta, ma vastissima. Se poi effettivamente il costruito prenderà queste dimensioni, questo non lo può prevedere nessuno, però diciamo vengono realizzate una sorta di previsioni e di strutture, di master plan aperti, in grado poi adeguarsi agli sviluppi possibili. Nel dettaglio cosa potrà succedere in queste aree, che sono aree residenziali ma anche aree, diciamo, industriali, lo abbiamo voluto indagare anche con, ad esempio, col lavoro di alcuni nostri studenti, dove vedete sono progetti che riguardano sì magari l'inserimento di nuove attività economiche in piccoli insediamenti già esistenti, che hanno però una forte componente di paesaggio, anche paesaggio produttivo, o appunto anche nel caso in cui questi nuovi centri, che sono sempre centri basati sulla nuove economie circolari, quindi centri di ricerca, ma anche di nuovi luoghi di abitazione, anche in questo caso il ruolo del paesaggio ha una struttura, ha un ruolo ordinatore rispetto, diciamo, a queste nuove strutture urbane. In chiusura, trovo abbastanza significativo che
in questa primavera sia la pubblicazione, diciamo, dell'Ordine degli Architetti regionale del Nordrhein-Westfalen, sia anche il numero, diciamo, penso che fosse stato di aprile, esatto in questo caso, del corrispettivo del Consiglio Nazionale degli Architetti, abbiano dedicato entrambi un numero monografico sull'architettura del paesaggio. Non era mai successo. E proprio per significare quale può essere il contributo della disciplina dell'architettura del paesaggio nella realizzazione di ambienti di vita più sostenibili e anche più clima resilienti. Quindi, fra l'altro, sono almeno questa degli ordini architetti del Nordrhein-Westfalen è scaricabile via web. Con questo ho finito e vi ringrazio molto ancora dell'attenzione e della pazienza. Grazie a Silvia Beretta, grazie tanto a Silvia Beretta. Una bella esperienza quindi quella tedesca. Noi abbiamo concluso e io volevo salutarvi con una signora, perché oggi non è più una professoressa, che si chiama Annalisa Maniglio Calcagno. Io, scusate, mi ero spostata per sentire e vedere, perché qua non vedevo, ne vedevo nel sentivo. Come le ho detto anch'io, sono con gli occhiali da lettura e non vedo da lontano. È l'acustica. Mi dica una cosa, lei e il paesaggio è stata la sua vita. E anche la mia morte. Riusciremo. Ho visto sparire da Genova, scusi. Riusciremo a imparare e a migliorare? Vorrei dire, non vorrei più sentire un intervento come quello che abbiamo avuto ora. Sto lì con loro, risponda a me. Beh, questa è già una risposta. Perché io non voglio vedere, non mi interessa sapere cosa fanno gli architetti tedeschi di confronto al paesaggio. Non voglio sapere cos'è che fa l'architetto degli interni, quali sono le facoltà. Io ho visitato Hannover in Germania, sono rimasta sorpresa della grande qualità di un corso di laurea di paesaggio con un grande parco di fronte progettato da loro. Finito. Dobbiamo imparare allora? Dobbiamo Devo dirle, scusate. E mi dica solo una perché cosa. Una che ha combattuto la vita per portare in Italia il paesaggio e si trova un'italiana che mi viene a far vedere un esempio di questo genere, non mi interessa più. Non mi interessa. Punto. Non ho bisogno di queste spiegazioni. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Votre italien est très bien, mais je parle très, très. Trovit, peut-être, pour me faire comprendre. Come sta il paesaggio italiano? Comincia ad andare meglio il paesaggio italiano. Posso dire, anche il fatto di portare Euroflora non più in un salone sportivo dove si facevano le partite di pallacanestro e portarlo nei parchi, e vorrei dirlo che forse non lo sappiamo, sono 92.000 metri quadri i parchi di Nervi. Sono tre parchi che sono un messaggio straordinario. Vorrei che Euroflora cominciasse a fare dei messaggi a quelli che intervengono nei parchi, cioè dare dei temi, delle tematiche, invece di lasciarli liberi di fare quello che vogliono. Perché poi chiedono invece dei valori, dei giudizi alla giuria. Le giurie sono un centinaio, perché i parchi sono enormi, con dei temi da valutare. Allora, se ci mettessimo da intanto anche dentro i temi del paesaggio, degli spazi verdi, dell'equilibrio ambientale, queste tematiche qua, invece di lasciarli liberi di fare quello che vogliono, secondo naturalmente di questi enti importanti, vivaisti, che lavorano, e lavorano bene, con grandi difficoltà in questi parchi, tra l'altro. Vorrei che forse insieme portassimo avanti un messaggio per Euroflora di individuare delle tematiche sul paesaggio specifiche. Alcune zone potremmo dedicare dei 92.000 metri quadri, potremmo accontentarci di averne 20.000 magari o 10.000 dedicate solo al paesaggio, gli interventi. Grazie, grazie e grazie a tutti voi.
Cioè, mi sento in dovere di intervenire, soprattutto perché questa è una registrazione in streaming e quindi sarà ascoltata da tutti, verrà messa sul sito dell'Università di Genova, sul sito dei corsi di laurea. E sono molto preoccupata dell'intervento che ha fatto l'architetto Zoppi, peraltro io sono iscritta all'Ordine degli Architetti, e sono molto preoccupata di questo intervento e ringrazio il dottor Ferretti, non c'è, era in collegamento, e ringrazio il dottor Ferretti quando ci ha fatto vedere quella, lungo quella passeggiata a mare, quella struttura, una struttura appunto costosa dentro la quale viene obbligatoriamente inserita una palma. Allora, io presento una piccolissima esperienza, sono stata membro di giuria per la riqualificazione di una fascia costiera qui nella Riviera di Levante. Tutti i progetti presentati da architetti con degli esiti assolutamente poco positivi dal punto di vista proprio della scelta della vegetazione innanzitutto rispetto al contesto, delle problematiche relative alla manutenzione e della considerazione della percezione sociale che gli abitanti di questo piccolo centro hanno nei confronti del progetto. Quindi noi assolutamente sosteniamo che sì che gli architetti paesaggisti non sono architetti, perché non hanno le competenze degli architetti, ma gli architetti non possono avere le competenze dei paesaggisti, perché non studiano le scienze naturali, non studiano l'ecologia, non studiano la geomorfologia e non studiano le scienze agronomiche. È evidente che non possono essere equiparabili a degli agronomi, anche perché l'ambito dell'agronomia è un ambito enorme, è un settore enorme. Però gli architetti non hanno assolutamente nessun tipo di competenza, in quanto nella loro formazione non sono previsti insegnamenti di questo genere e neanche l'insegnamento dell'architettura del paesaggio è obbligatoria. Quindi, allora, mi sembra che, visto che questo è un convegno che parla di professioni per la transizione ecologica, se noi non consideriamo questi aspetti, assolutamente questa transizione ecologica sarà una transizione parziale. Vi dico solo che a fronte di questi progetti del Consiglio Nazionale dell'Ordine di eliminare la figura del paesaggista e di tornare alla figura unica dell'architetto, i nostri giovani neolaureati sono associati e hanno mandato un documento molto importante sia a AIAP, all'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, sia al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Architetti. Inoltre noi siamo molto preoccupati per queste lauree professionalizzanti, perché vorrebbero istituire lauree di serie A e lauree di serie B, e quindi creando veramente una disparità sociale e quindi andando contro questi principi della democratizzazione del paesaggio, per cui anche la formazione deve essere democratica. Se in Europa la formazione di un architetto del paesaggio è di 5 anni, perché deve avere conoscenze, ripeto, delle scienze naturali, agronomiche e poi delle scienze sociali, ovviamente anche delle conoscenze storico-artistiche della progettazione, se in Europa è di 5 anni, in Italia non si può fare in 2 anni. E i nostri poveri studenti che vengono da agraria e non sanno usare AutoCAD impazziscono. Gli studenti di architettura che non conoscono i principali elementi dell'agronomia, di nuovo non riescono, quando poi presentano i loro progetti, non riescono a cogliere gli elementi essenziali, quelli che diceva il dottor Ferretti. Quindi veramente spero che questo incontro costituisca
un punto di partenza per riflettere sul fatto di non cancellare, di non tornare indietro rispetto a chi ha lavorato con una fatica incredibile, scontrandosi molto spesso anche rispetto all'opinione comune, per ritornare indietro in un mondo che ormai non esiste più. Quindi ringrazio veramente degli interventi che abbiamo avuto. Poi magari la collega vuole intervenire. Grazie a Francesca. Grazie a Francesca Mazzino. Voleva intervenire anche Sara. Una cosa sola, poi mi torno a sedere. Sono venuta certamente per sentire, ma per salutare Magdalene de Jeopo qua. Abbiamo lavorato tanto bene insieme. Abbiamo portato anche il pensiero del paesaggio nella scuola dell'obbligo, il vero paesaggio dai bambini, cominciarlo a insegnare. Ho ricevuto l'ultima pubblicazione stampata in italiano e in tutte le lingue, quindi stiamo lavorando anche in quello. Che questa parola paesaggio non suoni nuova quando uno deve dover scegliere il corso di laurea da seguire. Ed è stata una porta aperta. E tanti begli incontri fatti dalla comunità europea nelle varie sedi, anche in Sicilia, quello siamo stati anche l'ultima volta in Sicilia, in Calabria, è stato un bellissimo convegno. Voglio dire, si possono fare anche bene le cose. E naturalmente noto questo. Comunico anche un'altra cosa e poi ho finito. È il 12° concorso di Euroflora che seguo. Non ci sarò più per il 13° perché avrò superato i limiti di età e quindi probabilmente non mi basterà più il bastone. Questa volta per percorrere i 92.000 metri quadri come giurista mi hanno dovuta aiutare con la seggiolina a spingermi perché non ce la facevo più. Però vedo che qui è possibile con questi Euroflora mandare dei messaggi nuovi. È possibile. E chi è qua presente, insieme a me, se volete, possiamo cominciare a lavorare, fare delle tipologie di concorso, non lasciare tutti liberi di fare quello che vogliono. Magdalene, merci d'être venu ici avec nous et de la confusion qu'il y a. Je suis très malavitosa. Grazie ad Annalisa Maniglio Calcagno. Sara Pivetta, segretario nazionale dell'AIAP. No, ma figurati, ci mancherebbe altro, anzi mi sembra quasi indelicato forse fare l'ultimo intervento e quindi seguire quello di Annalisa Maniglio Calcagno. Volevo solo aggiungere due parole riguardo all'intervento dell'architetto Zoppi, di cui anche noi come AIAP, devo dire, ci siamo un pochino preoccupati. Innanzitutto mi preme dire che AIAP ha fin dall'inizio, dalla presentazione della proposta, ancora prima che nascesse l'organizzazione, mandato una lettera, non solo noi, insieme a UIA, perché anche gli urbanisti, all'INU, scusate, perché anche gli urbanisti si sono subito preoccupati. Per quello che ne so, la riforma, proprio grazie anche agli interventi di università, ma anche del mondo professionale e del mondo associativo, al momento è in fase di revisioni. E gli incontri di cui prima, quello volevo dire, l'architetto Tullio, il nostro presidente, ci parlava, sono stati degli incontri proprio successivi alla fase di stop che ha avuto la riforma all'interno degli architetti, proprio per impostare invece una visione di riforma che riconoscesse la figura del paesaggista, quindi, o dell'architetto del paesaggio, che dir si voglia. Quindi assolutamente su questo ci siamo. Condivido però anche quello che ci ha detto la rappresentante del Consiglio d'Architettura Europea, che per noi è importante fare in modo, anche perché è necessaria anche una crescita culturale, se no ci parliamo sempre fra di noi, è importante anche che queste discipline vengano condivise all'interno delle altre competenze. Il Consiglio d'Europa dà come indicazione che le competenze in architettura, cioè le conoscenze, sono le professioni tecniche, adesso sto cercando di ricordarmi bene le parole, che devono cooperare nello sviluppo e nel miglioramento dei paesaggi. Certamente il ruolo
ruolo di coordinatore, noi come AIAP non possiamo non dire che non è quello degli architetti, ma abbiamo, è importante che ci siano, ed è importante per riuscire a dialogare, che queste competenze le abbiano anche gli architetti, gli agronomi, va bene, non ne parliamo, ce l'hanno nel loro ordinamento, ma anche sicuramente gli urbanisti, gli ingegneri ambientali. Quindi cerchiamo come associazione ovviamente di far crescere questa cultura, quindi senza dimenticare quella che ci mancherebbe, la professionalità dei paesaggisti, però ricordiamoci anche dei numeri, che è importante, che innanzitutto l'obiettivo è che i progetti di paesaggio si facciano e che siano fatti bene. Grazie a Sara Pivetta. È un esempio del calore italiano, credo, molto mediterraneo, e i confronti che assumono dei toni così significano anche però che le persone hanno un grande interesse, una grande passione nel proprio lavoro. Mi auguro, non ho il pollice verde, riesco ad affogare un cactus nel giro di 2 giorni o a seccare qualsiasi altra pianta che ha bisogno di acqua. Ho una formazione giuridica. Spesso viene considerato molto noioso tutto ciò che è circolari, direttive, normative. E io credo che la Convenzione Europea del Paesaggio contenga tante cose che danno la possibilità di costruire veramente un futuro diverso, città, parchi, un paesaggio, ma soprattutto un posto dove vivere migliore, che sia Genova, che sia il Padule di Fucecchio o che sia un altro luogo dell'Italia, non ha importanza. Noi forse dobbiamo imparare meglio a utilizzare tutti gli strumenti che la comunità europea mette a disposizione, perché sono davvero tanti. Il PRN è una grande scommessa che deve essere vinta, ma siete voi che dovete giocarvela. Dovete giocarvela con tutti gli strumenti, le conoscenze, la vostra professionalità. Grazie perché mi avete raccontato e insegnato un sacco di cose. Buona giornata.